Buonasera, buonasera, buonasera. Leo è tornato. Era un pezzo che non si sentiva più un Leo, mamma mia. Buonasera, sì. Allora, intanto ci colleghiamo sul gruppo Telegram, sì, Telegram, secondo me. Discord. Abbassiamo la musica, vero? Oh. Ah. Vannelli, domani non lavoro. Ti Eros? Oh? Oh? Aspetta che devo sistemare. Ecco, prova. Eccolo, è arrivato. The Pretender dei Foo Fighters. Ah, si potrebbe fare. In effetti. Cassa, Allora. cassa. Oh, buonasera Alessandro. Buonasera. Buonasera a tutti. Ah! Abbiamo anche in diretta l'infortunato oggi. Cosa? Abbiamo anche in diretta Valerio l'infortunato Volga. oggi. È Buonasera, proprio Valerio. lui. Non ci posso credere. C'è anche lui. Ma puoi venire Direttamente giù, dalla sala no? operatoria. Vieni giù, Alessà. Esci, vieni sempre a me, Alessà. Vieni giù, Valerio, Dall'ospedale. dall'ospedale? Come? E sopperateci. La Tabrado? Porca zozzona. Aia. Allora. Buonasera Varnelli, buonasera. Dove sei? We were. Oh, c'è cioè di che Discord mi pare l'ha messo a posto. Io sto a usare l'applicazione adesso e si sente Sarei anche ora. Se ci vuoi, sta una stanza libera anche per te. C'è sta una stanza libera anche per te. Zitto, poi se ci torno pure io. La consiglio. Allora, we were there together. Prendo, Guarda capisci, ecco. quanto è Fai la bello il live da cambio di qua. scena. Ah, che figata. Quando sto accondendo sta cosa. Allora, gioco. Amnesia mi è rimasto. Questo. Ah no, sti cambi di scena. Che figata. Stimoli e arti qui. Se ci metterò la prossima onda. Mettiamo d'accordo, operiamo tutti insieme. Oh, senti, Vernelli, adesso non per cattiveria, ma No, io che volevo ancora so fare? sano, Al massimo, l'unica cosa di mia spontanea volontà che posso fare è l'allungamento del pene. eh. Io riduzione, pensa tu. Riduzione, allora dalla me. Se siamo No, non è compatibili. vero, non è vero. Ci vuole che me ne dai una bella fetta, tu te ne pigli. Ci vuole che muore sti mu, perché sennò. Oh, c'è la pubblicità. Zitto. Coglioni, sta cosa che. Dopo Allora. questa vi saluto, guarda come ci abbandona subito Valerio. Che riata l'infermiera buona per caso, no? Ci sono, Eros, invitami. Sì. Io intanto Oh, mangerò una finalmente. buonissima galatina. Questo video non è pagato da galatina. Finalmente l'audio mi è passato sul mixer gioco. Fortunatamente era ora. Non muoveva mai. Allora. Cazzate tocca Valerio Volga, tocca a Cindy. Ah, quindi è Valerio Volga che dice cazzate qui. E mi sta male, Tozzi! Che? Tozzi ti ha Veramente scordato sta. come si struttura le frasi. Quando è cazzata? No, era per di Valerio Volga, senti quando è cazzata sta di sì. Vabbè, ma sei tu che l'hai riformulata. Veramente stavolta non si suona, eh? Sembra rettificabile. È italiano, italiano. Calmi, 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 ragazzi. Allora, Allora, comunque sia, che avvia vogliamo fare, gioco. Eros? Mi invidi? Ecco un attimo. Stavo a sistemare. Crea stanza.
privata, italiano e arabo, ok. Allora, pronto a mutare Discord, Muda chat. Perché non mi funzionano più i tasti veloci? Ah, non si sente l'audio? Non si sente l'audio quando attivi e disattivi Discord, perché? Adesso perché sei online? Oh, dove cavolo stai? Perché non si sente? You? Sa? 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 Non si sente. Alessandro, non ti senti? E neanche io, ma sa. Ma dove stai parlando? Su Discord o su WeWeWeWe? Ah, che ti sento bassissimo adesso. Sei veramente un soffio, sei. Che cavolo è? Vai, starto. Ma non siete capaci. Sassa, così mi senti tu. Ma mi stai sentendo anche adesso? Ma com'è possibile che non sto cliccando niente? Ah, perché qui partiamo. Oh, devi mettere pronto tu. Un secondo, ragazzi, che devo far partire. E poi alzo il volume, Alessandro. Ti sento bassissimo, non riesco a sentire praticamente niente. Metti pronto e poi ti devo alzare il volume. Basso. Ritorna su Discord che non sento niente. Hai rotto il cazzo, eravamo arrivati più avanti del capitolo 7, non sbaglio? Ah, 8. Oglione. Vabbè, non me lo dava. Ok. Pronto. Ok, mi muto. Allora. Ah, qui già ne metto a posto tutti quanti i quadri adesso. Ti ricordi la combinazione dell'orologio? Allora. Sa, parla. Ti sento bassissimo, un attimo che ti alzo. Volume chat vocale. Mi senti meglio? Riprova. Mi senti? Ok. Sa. 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 Mesa. Io te sento. Ok, io pure te sento, ma mi sa non te sentono in chat, su Twitch. Sentite voi in live? Mi sentite? Sassa? Forse non riesce ad alzare il suo volume. Riprova. Io riprovo, riprovo. Ok. Io la mia soglia del volume del microfono l'ho messa al massimo, Tozzi.
Allora, volume ambiente, volume piano. Valerio, non rompere il cazzo e casca di comodo a fermo, su. Ok, riprova un po'. Ma se è, passiamo a Discord, tanto non è che cambia granché. Meglio, ragazzi, così. Sa. Dai, proviamo un attimo così. Ok, let's go. Allora, dovevamo ripartire dai quadri, da dove? È uguale, partiamo, forse conviene partire dalle cembe in modo che non è una cosa che non abbiamo fatto. Ah, ok. Solo sai che è successo? Mi sa che ci siamo scambiati le stanze. Come no? Io mi ricordavo che c'era un quadro appena uscito qui a sinistra. Le combinazioni cambiano. E, ti ho detto anche l'altra volta, no? Che camera cambia le combinazioni di vari quadri, roba varia. Vero, 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 c'hai ragione. Ok. Poi perché se guardi il dondolo, sei ancora tu quello che può muovere le cose, no? Non c'ho le levette a destra. Come il dondolo le levette a destra, che L'orologio a dondolo, a cucù, come lo è? chiami? Porco cane, l'orologio a dondolo. Ah, si chiama pendolo, aspetta. Porca, ti ricordi combinazioni? Nine. Guarda, io sto qui davanti, ripartiamo da questo allora, dai. Questo cosa? L'orologio. Oh. Allora, me dovevi dire, aspetta, com'erano le altezze di quei piroli che stanno dietro? Partendo da sinistra, il primo sta a un'altezza media, il secondo sta più basso, il terzo è quello più alto di tutti. Ok, fatto. Poi mi devi dare il tempo dell'orologio. Tac, tac, tac. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, dopo di una portando 1, 2, 1, 2, 1, 2, Ok. L'ultimo che era, non mi ricordo. Ok, aperto. Andiamola. preso. Allora, scusa un secondo, impostazioni, audio. Después, facciamo una cosa che sappiamo fa, quadri. 65. Ok. Ok, quadri. Da dove ripartiamo? Da quello sopra il camino. Che c'hai? Sopra il camino c'ho la cicogna con il guscio blu. Solo un becco, sì. Solo un becco. Poi? Allora, poi c'è quello componibile che devo spostare io di fianco all'orologio. I fiori, quelli lì con i petali più lunghi, stretti e lunghi, capito quali? I fiori con i petali stretti e lunghi, ok, sì. Sul primo quadrante in alto a sinistra, sul secondo in alto a destra. Ok.
primo, quello in basso, diciamo il terzo, in alto a destra, sull'ultimo, il quarto, in alto a sinistra. Ok, dovrei aver fatto. Sparamene un altro. Allora, abbiamo il primo dove ci stanno le scale, cicogna con due becchi e guscio blu. Aspetta. Sta sopra quel mobiletto praticamente, sì. A destra del mobiletto. Ale, fammi un favore. Abbassa il livello del tuo microfono dal gioco. Ok, bravo, così. Allora, comunque sia, era a destra del mobiletto, quello da piede scale. Prima di quello che devi spostare tu. Esatto. Quello che devi spostare tu è guarda quel fiore, diciamo, più grosso, sembra che vada ristretti e lunghi, fatti tipo sole. Ok. Sul primo quadrante in basso a destra, sul secondo quadrante in basso a sinistra. Sul terzo quadrante in basso a sinistra, sul quarto quadrante in basso a destra. Ok. Il quadro dopo c'ho un canguro, sembra una lepre, no? Un canguro che c'ha il guscio blu sulla testa e la cicogna dietro che si morde la coda, o il collo, diciamo. Fatto. Ammazza. Allora. Lo raccogli tutti, ce l'ho tutti in mano. Il primo, poi quello dopo, che è il primo che sta sopra il pianerottolo, è canguro senza guscio con la cicogna che si morde sempre il collo o la Quello subito a sinistra di quella mansarda, quello che ripiani. coda. No, ce n'è un altro prima. Tu appena hai finito le scale, appena stai sul pianerottolo a sinistra. Lo sta al buco. Quello che c'è non lo so, però io qui c'ho un quadro. Vai, fatto. Quello dopo che sta vicino alla biblioteca, diciamo. E allora abbiamo il petto con la faccia da leone, un lama che guarda verso dietro e sempre sto cigno che se morde il collo o culo o coda. Poi ce ne sta un altro che è quello a sinistra del quadro che devi componere tu, quello continuando. Sì, ok. Ci abbiamo sempre petto con leone, lama che guarda dietro. Oh, sto a parla io, non breme. Ho fatto. Ma come hai fatto? Nel mastito di Eros, se non uno solo, se ma. Ok, quadro che devo comporre io. Allora, le foglie quelle più larghe. Beh, fermate, pia quello che c'è, foglie piccole piccole, che è meglio. Allora, no, dico le foglie quelle verdi, che sta visto che è fatto tipo su fiore che c'ha tutti questi tentacolini, che c'ha delle foglie grosse verdi sotto. Ok. Trova, capito quale? Sì.
Quello devi ricomporlo semplicemente al centro, quindi il primo in basso a destra, il secondo in basso a sinistra, il terzo in alto a destra, il quarto in alto a sinistra. Ok, ho sentito che si è aperto qualcosa, però non so dove. Vicino all'orologio a cupola. A me è rimasto il quadro del tizio. Il quadro del tizio che volevi, quello che c'era scritta? Sì. L'ho fatto e lei si è aperta la porta di sopra. Si è aperta una porta di sopra. Sali le scale a sinistra. Ah, ok, eccolo. Si è aperto un quadro. Ok, ne abbiamo 3 di 6, sembra. Poi la oggettistica. Oh, Marians, buonasera. Arrivato, mandato, non funziona. Oggettistica, che cos'era? Ah, beh, ok. Se vai sopra ci deve essere il mappamondo di sopra vicino alla scrivania, che c'è quel mobiletto piccoletto con la piastra dorata sopra. Ok, un attimo e vado a trovare un mappamondo. Ok, fatto. Poi non è che se non mi ricordo tutti a memoria, eh. No, allora guarda, io ho un quadrato. Non so se è tutto quanto uguale perché ce l'ho su mani, non gli fa vedere, però è un Un cubo con gli spigoli marro e grigi. quadrato. Sì, farrosi, con gli spuntoni. Vai sotto sulla scrivania, quella al centro della stanza. A sinistra, a mezzo alla scrivania, c'è un tappeto che è verde con i bordi bianchi. A sinistra è sul tappeto. Cosa? No, ho fatto e mi sa rimasto quello sopra il camino. Dimmi che c'è sul camino. Non c'è niente sopra il camino. Perfetto. Sui libri di fianco al camino. Forse è questo, non lo so, già sta a rubare una ginepresa vecchia. Guarda, io ho un giradischi sulle mani. Un cosa? Un giradischi. Sopra devi andare. Ok, sto sopra. Quella scrivania fatta d'angolo, devi metterlo sull'ultimo quadrante in basso a destra. Ok, adesso c'ho una clessidra. Cerco. E non la trovo. Guarda, molto probabilmente sta dove sta quella sfera appena finisce le scale, sul piano di sotto. Sì, sta lì, a destra di quella sfera. Ok, si è aperto qualcosa, però non so dove. Ah, qua sul quadro quello di sopra. Mi pare che era di sopra, no? Il bowl. Sì, è sul baulet. Eccoci, abbiamo raggiunto il punto dell'altra volta. Mi sembra di sì, però ne mancano sempre due, che una dovrebbe essere le sfere e l'altro che cos'è? Bella domanda. Allora, per quanto riguarda questa cosa delle sfere, c'era disegnato che quando la luce è accesa, poi si è aperto qualcosa, che?
Io ho premuto una di queste cose e si è aperta. Ah, ok, quindi era quando si illumina la sfera si può toccare un cristallo e il cristallo si illumina e poi non ho capito che. Quando la sfera si illumina possiamo toccare il cristallo si illumina e apre uno dei quei biglietti sulla sfera. Ah, ok. Così sta lampeggia. Così lampeggia. Oh, scusa. Così lampeggia, quindi non è. Non la vedo. Da me sta lampeggiando la sfera. Tu non so se puoi cambiare combinazione. Se è aperto. Non ho toccato un altro a caso. Se... Allora, qui si è aperto un biroletto, però adesso tipo la sfera ha smesso di lampeggiare. È spenta proprio? Esatto. Non accenna a riniziare la meggiata. Ancora no. Tocco un altro, vediamo se cambiano combinazione o in qualche modo. Sì, tocca a caso, adesso vediamo, dai. Si è chiusa. Lampeggia e si era aperto. Ancora lampeggia? No, adesso è spento. Varnelli si era comprato dei tasti aggiuntivi per il controller della PS5, quelli che. Niente. Ancora no, quelli che si collega internamente al joystick, quindi doveva smontarlo. L'ha smontato e mi sa che non gli funziona. Allora, comunque qui, praticamente, si apre ma non rimane una luce fissa. Bisogna capire se è a timing o boh. Allora, guarda, fa un passo alla volta e ti dico quando mi si apre il perno. Ecco, si è aperto. Adesso non so quello che tu vedi là, ma non so come aiutarti perché io da qui. Scusa, c'ho ste lampade che quando le premo mi si illumina e mi si apre uno di questi biruletti. Se però sbaglio il timing, mi fa il rumore, un rumore e mi si spegne tutto e mi si chiude tutti i biruletti. Ok, quante lampade già hai tu? 5? Tre. 1, 2, 3, 4 e 5. Ok, infatti su questa sfera che c'ho io col libro dentro c'ho 5 piroli qui che mi sono aperti, ma se ne è aperto solo uno. Ah, ascolta a me. Tu, le lampade te stanno lampeggiando qualcuna? No, man, c'è solo una accesa che è quella che ti ha fatto aprire il pirulino. Adesso si è spenta. No. Ah, ascolta a me, guarda, mi sa che ho capito. Tu quando ti avvicini a una di quelle lampade inizi a lampeggiare veloce questa mia. Così quindi lampeggia veloce? Adesso è spenta. Adesso lampeggia. No, è spenta un'altra volta. Adesso? Spenta.
Lampeggia. È fissa, è fissa. Premi. Perfetto, abbiamo capito. Abbiamo capito, abbiamo capito. Ora? Ora c'ha un lampeggio molto lento. Prova a cercare un'altra. Questa lampeggia veloce. Questa è fissa. Che mi dici? Spenta. Ora? Ora lampeggia veloce, però non è fissa. Forse è fissa. Sì! Ora dovrebbe lampeggiare veloce, quindi. Adesso lampeggia veloce. Fissa. Sì! Sì! Per farla rimanere fissa, toccava a me, mi toccava mettermi sopra. Che è ste parole? Mi toccava metterci sopra. Ma che io? Ma che. Porca miseria, mi vuoi far bannare prima di subito? Probabilmente il gioco non vedeva che non riuscivo a capire che stavo molto vicino. Ah, ok. Io non so se c'entra qualcosa, però c'è una candela su ma e ho appena appicciato un candelario. Quale? Sotto restava un candelabro che c'è stato un po' di luci spende, l'ho accese tutte. Ah, ok, allora di quale luce deve accendere? Quale candele? Let's try. Allora, mettiti in modo che tu guardi il camino. Fatto. Sinistra accesa. Dimmi 1, 2, 3 accesa. Guarda, parti da sinistra. Oh. Acceso, spento, acceso. Oh. Spento, spento, acceso, acceso. Si è aperto qualcosa. Bang. Dov'è? Dall'altra parte del suo candelario. Provato. Adesso qui mi sa che era da comporre quella scritta che ci avevamo su quel quadro appena entri. Io ho scritto Esp Jan. Io c'ho Nepias. Io ho scritto Nepias. Ma come tu l'hai scritto? Ce l'ho io scritto Nepias. Di solito è tutto al contrario. Ah, beh, allora che devo scrivere io? Adesso devo scrivere Espia. Io ho appena scritto Espian. Porco dingi! Stimolo, scrivo sempre le stesse cose. Tu che c'hai scritto sul suo quadro? Io ci ho scritto. Allora. No. Io ci ho scritto. Sassa. Io ci ho scritto Nepias. Scrivi Nepias tu allora, dai. Come Espain? Ma ha detto Espian. Ah. Vedo una stanza con un piccolo fuoco. Vedo un giorgianese, una quarantina.
me è bella l'ultima acqua. C'è un tizio inquietante. Just a moment, eh. Sto dentro una chiesa. Stai dentro una chiesa. Giuro, con un tizio che suona l'organo e canta. Allora, io lo sento, però io qui non so quello che devo fare. Un attimo, vado girando. Non mi si abbassa il volume, tu c'è poco. Oh, vabbè. Mamma mia, io sono entrato su una stanza dove ci stanno tanti contenitori grandi di liquido verde, penso, e più un marchingegno qui in mezzo. Gulp. Allora, ti posso solo dire che io vedo delle pozioni dove davanti ci stanno disegnate tipo un fiore, un pere, altro tipo di fiore. Allora, io ho tutti fogli da ispezionare in cui ci sta tutte quante piante disegnate tipo Pristaxiophyllex, Pristaxiphyllopsiridae. Ah, ok. Allora fammi un attimo vedere di qua io perché ho visto un bordo di libri. E poi ho un altro foglio, per esempio, che ci sta tutti i frutti, che in verità è tutti quanti tuberi, che penso a dire le piante, sta tipo una patata modificata, una carota siamese, mi dà un po' di roba strana. Allora, io qui ho trovato un libro come quello dell'altra volta che c'avevamo le combinazioni da fare per creare una cosa. E queste cose sono cristalli. Allora, io c'ho una lavagna in cui ci sta disegnati due cristalli rossi, uno piccolo e uno grosso, e da quello piccolo parte tipo un diagramma che c'è scritto OH, OL, PF e poi parte altre cose, cioè è molto complicata da spiegare. Ah, ok. Io invece adesso ho trovato un libro dove praticamente ci stanno tutti quanti questi codici qui, OHOL, con di fianco una scritta tipo russo, che Madonna è greco, non si sa quello che è. No, è italiano, italiano, solo che è scritto in caratteri che non si capisce niente. Strano. Poi ci sei ancora? Sì. Mi scordo il premio. Allora, io ho sta cosa, ho scritto OE, OH, OL, PF, OT, PA, salamagna, no? E se faccio ispeziona, posso mettere un cerchio attorno a quello che decido io, a uno di questi caratteri, a qualcuno di questi caratteri. Ok, dammi un codice che ti dico quello che ci puoi mettere di fianco. No, 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 io posso solo cerchiarsi così, non posso scrivere niente. Ah, io perché tipo c'ho OH che di fianco mi già scrive Oglirotorp, non so che mannaggia. Io non so se è ste piante pure qui che c'ho io, perché io vicino a ste piante ti ho scritto i nomi, che
che ha tutti i nomi in latino, tipo Oxyluborate, Oxylumor, Roxora, non lo so leggere. Ok, un secondo, un attimo. C'ho anche un'altra cosa io qui. C'ho un foglio che c'è stato tipo un granchio disegnato con scritto sotto paroxiofilexorate. Una coccinella con scritto paroxioborate, vabbè, e un altro granchio tipo strano. Allora, aspetta, io quello lì ce l'ho su delle pozioni. Com'è che si chiama quello col granchio? Allora, ce ne sta uno che è un paguro, uno che è un granchio. Ok, aspetta, eh. Io c'ho il paguro. Il paguro è paraxiofilexorate. Paraxiofilexorate. Ok, questo qui me lo dà con PJ. Te dà qualcosa a te con PJ? Sulla lavagna io ce l'ho PJ, adesso lo evidenziamo. Ce n'è altri questi animali, queste pozioni? È pieno. Il problema è che non so che devo metterle. C'hai un mondo in cui te potrebbe entrare? Sì, ce ne stanno tanti. Adesso un attimo te spiego, vado avanti. Perché a me, se si cosa PJ adesso, PJ è tipo, proviene da OJ, OJ forma FB e PJ, cioè un diagramma tipo albero genealogico, per capire. Ok, ho capito. Cioè, c'è sta il cristallo rosso, da cui parte OH, OL e PF, e ognuno già ha i suoi sottoelementi. OH già OJ, e sotto OJ c'è FB e PJ. Che al mercato mio padre comprò. Non è la cosa che ti fanno una foto su WhatsApp? No, che foto. Scherzavo. Allora, tipo con una fiamma verde, c'è niente te? Io non ho fiamme verdi, passo e chiudo. Porca troia, passo e chiudo. Io ho una fiammella rossa, ma mi porto reddo da quando mi ho cominciato a giocare, quindi non penso sia, passo e chiudo. Comunque io su sta fiammella rossa qui posso andare a posizionare qualcosa. La fiammella rossa è la candela che porto su una mano. Ah. Però su quella fiamma rossa che ti dicevo io, mi dice non ho abbastanza frammenti da poter posizionare. Secondo me ha senso, bisogna capire sul mio diagramma quello che significa ogni cosa. E se tipo tu adesso PJ che era quello del paguro, lo unisci, la fialetta del PJ che è il paguro, lo unisci a un'altra cosa che è FB, che dobbiamo capire quello che è, te crea OJ. Intanto saliamo verso il cristallo. Ok, intanto, non so se mi capito, non so se tu c'hai un modo di unirle queste fialette. Sì, c'ho un modo di unirle, siccome però che c'ho io quattro postazioni e non so dove devo mettere, quindi allora devo capire un attimo. Allora, ripartiamo dal paguro. Ah, il paguro io l'ho trovato, già l'ho trovato e l'ho segnato.
Ok, con quale altra cosa deve essere collegata il pauro? Il paura è collegato a una cosa che si chiama FB. FB sta per funghiroborate. Funghiroborate è un fungo che ha la cappella molto grossa. E rossa. E io non lo vedo il colore. Ok, fatto. Ci dovrebbe essere un terzo elemento per collegarli tutti insieme. Nine. Porco. Tu non ce ne puoi mettere due? Sì, però su un'altra postazione adesso provo. Ok, lo unite e mi è uscito fuori tipo una carota ingazzata. Che è OJ allora questa? Ok, l'OJ con quante cose vanno collegate? Non mi dì i nomi, con quante, perché devo capire quale macchinario usare Una. adesso. Quindi lo scompone? OJ e PA insieme formano OH. Scusa un attimo, io e sta carota, tu c'hai un nome lì vicino? Ah! No, PA. aspetta. Tu adesso che mi avevi detto che quelli due che abbiamo messo insieme ha formato OH? Ha formato OJ. Sai che io OJ non ce l'ho su sto libro? Probabilmente tu puoi vedere solo le cose senza Buonasera Marians. un sottomultiplo. Non so se mi capito, tu puoi vedere solo le cose che non hanno altri frutti, capito? La cosa base puoi vedere. Ho capito, capito. Allora, praticamente noi abbiamo creato questo OJ, quindi devo posizionarlo da qualche parte oppure dobbiamo andare a creare un'altra cosa e non so cosa. OJ va posizionato per farlo unire con PA. Solo un altro elemento? Sì. Ok, allora il PA sarebbe Pristaxiophilexorate. Ho capito quali sono. È una pianta con 1, 2, 3, 4, 5 agli e due foglie sopra. Ok. Mi è venuto fuori una pozione con scritto OH. OH è quello che è uno dei tre elementi che ci serve per creare il cristallo rosso. Ok, lo metto allora su quel macchinario che può fondere tre cose insieme. Ok. Adesso però ci vuole che mi guidi tu perché io qui non so più cosa devo scegliere. Ripartiamo in altro ramo. PA, PO si fonde con FA. PO non. Cioè a te ti servirebbe FA e cosa che dopo è staccato? PO e FA. PO e FA, ok. Allora, PO sarebbe Primaxiofilexo. Cos'è? Mi scordo di premere. Sono due fiori tipo stile siamesi con le radici in comune. Due margherite.
Trovato? Due margherite. Confermo. Scusa un attimo, mi puoi ripetere la descrizione perché qui non ce l'ho io sta pianta. Sono due fiori che assomigliano molto a delle margherite, che però finiscono l'attaccatura alla base, sta radici, sono in comune, capito? Quindi sono margherite siamesi, tra virgolette, che hanno le stesse radici in comune. Sì, o buono, non ce l'ho io sta pianta. Proviamo a passare all'altro coso, magari viene fuori dopo. Prova, dai. Aspetta, se non l'altro era POFA. Sì, ma tanto se non c'è PO non sai con che metterlo dopo. No, giusto per capire se FA me da qualcosa. Comunque Fungiribarex. Fungiribarex è un mazzo dei fiori che hanno tutti la base in comune e ne sono 1, 2, 3, 4, 5 fiori. 5 funghi, scusa. E non so se è questo, però sarebbero come se fosse tre cappelle sullo stesso gambo per me. No, quello è Fungiribramis. Ok, allora non ci manco questo. Allora, PE e FR ce l'hai? PE. Aspetta un attimo che qui ho trovato un libro che ci sta praticamente. Due diamanti blu che formano un rosso. No, due diamanti blu e un arancione formano il rosso. Bella per te. Queste combinazioni noi stiamo a fare adesso, che te porta su un cristallo blu a te? No, assolutamente no. Ok, allora prendi un altro ramo. PEFR. PE Pristaxiforex. Lo cerco. Pristaxiophylax. No, allora PE Pristaxiforex. Ok, questo. Allora, è tipo delle come cazzo te le spiego? Alla base c'ha due palle, piccoline piccoline, sopra sotto i fiori attaccati con delle foglie, e dentro quei fiori ci sta una X. Ok, forse ho capito. L'altro era FR? Ya, ya. Fungiribramis. Sono le tre cappelle. Le tre cappelle su uno stesso gambo, di cui prima. Ok, li sto fondendo insieme. Mi è uscito fuori il granchio. Il granchio è PB. PB Paraxiroborate. Che è il granchio? No, era per dire, e va collegate con? Oppure va scomposto? X. Stavo parlando, no, capito? Scusa, OX. OX è Oxymurexoris. Cazzo è?
Oxymurexoris. Yessa. È una carota da cui sopra la testa gli scappa tre foglie. E la carota c'ha la faccia è visibilmente incazzata. Ma è quella di prima che abbiamo creato. Che palle, con che c'ha creato allora? Non l'abbiamo creata prima. Sì, sì, l'abbiamo creata prima. E l'abbiamo rifusa con un'altra cosa per creare la pozione OH. Perché la pozione OH io ho OJ e PA. OJ e PA. Quindi mi devi ridire dall'inizio, il ramo quello che abbiamo fatto all'inizio. FB e PJ. Funghi roborate e paraxiofilexorate. Funghi roborate è quello con il fungo diciamo normale con una sola cappella grossa. Ok, l'altro? Qual era? Paraxifilexorate. Il granchio, dai, quell'altro, il paguro. Ok, mi è uscita la carota. Ma tu sei sicuro di questa cosa? Perché è diverse sigle. Infatti non mi ha fatto niente. Descrivimi questa carota. La carota c'ha due braccia, due gambe, due occhi e tre ciuffi d'erba sopra. È grossa e tonda? No, è un po' slanciata. Io la carota che serve a me è una carota molto sottile, proprio fatta a carota. E da sopra escono, diciamo, dei leggeri rametti da cui finisce una foglia. Tre. No, non è quella allora. T'ho detto. Allora, comunque noi abbiamo creato il paguro. Dopo che ho creato il paguro, com'era la recombinazione, scusami? No, ma quella parte bisogna dimenticarsela, Eros. In che senso? No, allora, la parte in cui abbiamo fatto OH non ci serve più ormai. Ah, ok. Infatti ti dicevo quella parte, quella dopo il paguro. Bisogna fare PB unito con OX. PB unito con OX l'abbiamo appena fatto e ha tirato fuori il paguro. Come si chiama il paguro? Che ne so, ci volemmo dici tu. Si chiama paraxiofilexorate. Ok. E con che va collegato questo? O va scomposto? Ma il paguro, Eros, se l'abbiamo usato prima per fare OH. Scusa, il granchio. Il granchio è tirato fuori. Quindi il granchio è AM, che è paraxiroborate. Ok. E con cosa va collegato?
questo va collegato con una cosa che però bisogna fare. Che va. Per fare questa cosa con cui va collegato il granchio, bisogna mettere OX e una cosa che però sulla mia lavagna è cancellata. Oh figa! Porco dingi. Io vicino a su granchio c'ho PO. PO è fatto da OX. Intanto OX possiamo scoprire quello che è. E la cosa cancellata che non c'ho idea. PO è formato da OX e da quell'altra cosa che non c'è. Ok, ok, quindi devo prendere il PO che si chiama primaxiofilexo e lo scompongo. Sto cercando che è su primaxiofilexo. Ok, vada tranquillo, tanto domani non lavoro. Primaxiofilexo è, mi dispiace dirtelo, le due margherite con la radice in comune. Senti, io c'ho tante pozioni che si rigenerano qui, posso le scombongo, vedo quello che scappa fuori. Let's try this. Oh, forse ho trovato una carota che dice. Forse ho trovato una carota che dicevi tu. E un altro tipo di paguro. Spiega. Ho scomposto una cazzo di pozione che era tipo a forma di. Diciamo un altro paguro che però già ha un fiore sopra. Tipo i fiori quelli della varera corallina. Allora, io quello ce l'ho, si chiama quello col fiore della varia corallina che dici tu, si chiama Paraxioborate. Ok, e mi ha tirato fuori due cose. Quindi io, a sto punto, devo cominciare a scomporre la cosa e trovare sta cazzo di carota che dici tu. La carota era Oxymurexoris. C'ho le gamer, dici qual è la sigla? Perché almeno vedo un attimo. Io faccio guardare la sua lavagna perché non ci capisce più niente. OX. Ok. Io qui ho una carota, mi è uscita fuori pure, che è un pochetto più rotonda con due tipo braccia alte e una foglia solo verde in testa. Io non c'ho carote con una foglia solo verde in testa con le braccia alte. Provo a mettere insieme le due carote, vediamo che scappa fuori. Secondo me qualsiasi cosa scomponi te dà comunque sia qualcosa, ma non è detto che serve. Lo so, però ci devo provare, come fa? Secondo me devi scomporre cose e sperare che te viene fuori. Fino a che non te viene fuori sta carota o qualcosa di simile che ci serve. Esatto, infatti era quello che ti dicevo. Attenzione, mi è venute fuori margherite. Oh, e margherite? Quindi margherite andava collegate col granchio. Le margherite primaxiofilexo. Confermi? Mi devi dire a cosa sta primaxiofilexo, che sigla sta. Io. Ok, il granchio è paraxioborate. Che sigla è? PB. Quindi, P
Pio l'abbiamo trovata. Bisogna riuscire a trovare questa cazzo di carota che dico io. Perché PB, sovranchio, con sta carota ci fa AM, che va unita con queste margherite. Sì, ma il... praticamente allora la carota va unita con le margherite? No, la carota va unita con il granchio e quello che viene fuori va unita con le margherite. Ah, ok. Sto a scomporre roba, andando. A te AM te viene fuori su... su quei... sulla cosa lì? AM no. Il paguro con una cagata in testa. Eros, PJ, Barnelli, PJ, li ho fatto una vita e mezza fa, non è più utile. Ora è PB. E scappa fuori che cosa? Perché non scappa più fuori niente? Nada de nada. Ancora no. E poi se c'è una vocetta per tutti questi elementi, penso che potrebbe essere un macello. Confermo. Cottingi, non gli amo più. Ma tu hai detto che queste lì è pozioni, no? Sì. Te le fa bene? No. Sarebbe stato divertente se era come avere. Io intanto sto continuando l'esplorazione, ma non trovo nient'altro di utile. Ok, bene. Penso che se riesco a scomporre più niente è ora di provare a collegare. Se vuoi imparare ho trovato un dizionario inglese e spagnolo però. Una madonna. Stiamo a posto allora. E anche un libro scritto Art Book, in cui la sua copertina è stata tipo a cosa anni 80, tipo le sfere di cristallo che girano in discoteche, capito?
Oh, Alessa, erpiamo un attimo sto libro perché c'è a capire come si tira fuori la carota. Sì, ma... Allora, la carota si chiama Oxymurexoris. E dovrebbe stare per OX. OX, esatto. E che disegno già sta carota, mi dicevi? Era lunga e snella? Snella, lunga, un po' incazzata, con braccia e gambe, e dalla testa, la testa tagliata, leggermente tagliata, cioè piatta sopra, e da questa testa piatta escono tre steli, con su ogni stelo attaccata una foglia. Ma è questa allora, porca miseria. Allora, carota andava collegata con cosa? No, aspetta, come ce l'hai? Prima non ce l'hai. Ma è quella, c'ha tre foglie sopra. E c'ha due gambe, due braccia. E le braccia rivolte verso il basso? Tutto quello che c'ho è tutto verso il basso. Però c'è sta una cosa che potrebbe essere simile, visto che meglio c'ha tre foglie sopra. Le foglie partono direttamente, questa lì è cicciona, e parte direttamente dalla testa. Invece quell'altro parte da dei steli. No, questo parte dalla testa. Non è questa, questa è quella di prima. Ah, ok. Un attimo in giro a vedere se c'è qualche altro indizio. Fatta quella carota, manca un'altra cosa, che ci manca un passaggio che non sappiamo come farlo. Allora, rimettiamo un attimo la testa a posto. Noi abbiamo fatto la prima bottiglietta, che era OH, e la metto a posto. Che è? Era OH la prima bottiglietta e l'ho messa a posto. Poi c'era il secondo passaggio, che ci mancava un indizio pure lì. Sì, sul secondo inizia con PO e con FA. PO, che sarebbe Primaxiofilexo, e FA Fungiribarex. Fungiribarex sono tanti tanti funghi, che però hanno la base in comune. Sono tipo 3-5 funghi grossi e tanti piccoli con la base in comune. Ce l'ho. Quell'altro era? Pio, com'era? Primaxifilexo. Primaxiofilexo. Primaxiofilexo, sì. Le due margherite. È venuto fuori un fiore che io già c'ho a disposizione. Quel fiore è DL, va collegato con PL. Palermo Livone, Livorno. Prestaxiolo uborate. Cerco.
penso di averlo. Non so se lo puoi sentire, ma... Sì, lo posso sentire. Allora, dio qualcosa che inizia con la P. C'ho Pristaxiforex. C'ho Pristaxiofilex. Pristaxiofilexorate. E prima fixel, filexio. Prima axiofilex. Secondo me allora questo PL è una cosa che tu non puoi vedere ma che io c'ho. Quindi me dovresti dire, ma sa, tutti i disegni che c'hai, così vado a eliminare bottiglietta mia. Ok. Aspettami se faccio prima io. Sarebbe bello. Allora, Paguro, che abbiamo già utilizzato, che sicuramente ti ricordi, che c'ha... Porco Digi, stavo parlando io! Scusa! Allora, il Paguro, che praticamente c'ha 5 zampe, che l'abbiamo già visto prima. Sì. Il Fungozzo. Solo uno stelo. Solo una cappella. Esatto. La piantina che mi è venuta fuori adesso, che c'è a collegarla con quell'altra cosa stiamo cercando. È margherite. No, no, è margherite, è un fiorellino singolo. Questo è un fiorellino che deve sbocciare, sembra, che c'ha due foglie sotto e come capelli c'ha tutti i piccoli cuoricini sopra. Ok. Poi c'ho quel grappolo dei agli con due foglie. Ok. Il paguro, quello con la cagata sopra. Ok. È un fungo con tre cappelle, una sopra un'altra, sembra più piccole. Ok. Poi c'ho tre rose che stanno rivolte verso il basso, diciamo forse collegate con un unico gambo. Rose? E chiamiamole rose, io pare che ci sta... Poi c'è una X dentro qui, su queste rose. Ok, non è rose, pare più campanelle, però vabbè. Non so, a me pare rose. A me pare rose, boh. Comunque sì, ce l'ho. Allora, poi te vado a elencare quelle che ho io scomposte qui adesso. Spara. Ah. Allora, c'ho quella mezza carota oppure raba, chiamamola raba, con una foglia solo. C'ha due occhi che sembrano chiusi e le braccia rivolte verso l'alto. Non ce l'ho. Perfetto, faccio un tentativo con questa allora andando. Ok, quella non è. Quella carota che ti dicevo prima, provo un attimo con quella. Quella ce l'ho. Ah, quella ce l'hai. Ok. Allora mi è rimasto, praticamente, di quello che ho io scomposto, c'ho... un altro paguro che praticamente c'ha la chela che fa vedere che pinza pare. Un granchio. No, perché c'ha il guscio sopra. Sì, potrebbe. Mi pare tipo un granchio dentro un'ostrica, effettivamente.
Guarda, me l'ha spiegata già come era la carota di prima, perché mi diceva che era lunga e snella. Diciamo che il mio non è un paguro. Comunque non ha funzionato con niente. E poi c'ho quel cazzo di granchio. No, il granchio allora è quello che dico io, ce l'ho. Allora non so più quello che fa. L'avevo scritto 15 minuti fa, tranquillo. Che vuoi? Che No, di che parli? ho risposto alla frase quella prima della carota che mancava, ma non mi ero accorto che l'ha scritto tempo fa. Bufus. Il bello è che per miscelare queste pozioni ne abbiamo fatto solo una, ne mancano altre due. Però un po' abbiamo camminato. Provo di nuovo a riscomporre tutto quanto. Se vado tutto prima non pe non lo so, però campanelle queste. Aspetta, Vernelli, perché sto andando a tocca, se no mi perdo qui. Ah, sono arrivato sull'Agli. Questo l'ho ricomposto, il fungo. Niente, dopo il fungo c'è il paguro. Niente, io ho scomposto tutto qui e solo una cosa mi fa scomporre. Io stavo pensando, no? Mi senti? Adesso sì. Allora, io stavo pensando, visto che è sto diagramma, no? Che parte dal grosso, dal rovino e si divide, che poi diventa OH o LPF, no? E poi di conseguenza, se facciamo al contrario per trovare le cose sotto, scomponiamo. Sì, ci si può provare. Io non so se tu hai scomposto qualcosa che avevi già scomposto. Come se ho scomposto qualcosa che avevo già scomposto. Cioè, hai scomposto mai? Hai provato mai a scomporre un frutto di qualcosa che avevi già, che te la c'è, ti scomposto qualcosa e ti ha dato qualcosa e scompone anche il risultato che ti ha dato. Ci hai provato mai? Mi sembra di sì, ma ci riprovo. Tanto comunque non perdi le cose, no? Se scomponi ma non succede niente. No, no, ce l'ho sempre qui a portata di mano.
Comunque non mi è uscito niente, è dall'unica cosa che mi si scompone. Allora, PF tu ce l'hai? Aspetta un secondo, eh. Che è successo? No, stavo un attimo a fare una prova. Ho trovato. Cosa hai trovato? Una boccetta con scritto PL e una carota, quella che dicevi tu. PL è quella che io non c'ho, che va unita con DL. Ah, PL, PL va unita. Ah. Ok, comunque la carota quella fina con cosa andava unita? Aspetta, no, no, purtroppo le ho tutte sigle e non me le ricordo a memoria. DL cos'è? DL del Pologiscate. Non è che siamo allora, bloccati. Allora, io non so quello che è del Pologiscate, non lo so quello che è, però tu ce l'hai, perché è l'unione tra PO e FA. Ok, PO, Primaxifilexo, Primaxiofilexo, FA, Funghi Roverax. È che c'è stato PO antipassaggio, è Funghi Ribarex. È quello con tanti 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 funghi di tutti sulla stessa base. Ah, io devo ricreare adesso le due margherite, perché le margherite che ho scomposto mi ha dato quel pH e un'altra cosa. Ma perché non ci ricordiamo quale cos'era? Perché sennò tu ce l'hai già questa boccetta, sono sicuro. No, quello che mi dicevi tu, che erano le due margherite, io l'ho scomposto e praticamente mi è venuta fuori la carota, quella che cercavi tu, e il pH, PL che è. Ah, ok. Quindi come se le facevo le due margherite? Le due margherite non ne ho idea, tu l'avevi avevi scomposto qualcosa mi pare per trovarle. Barra, avevi unito qualcosa a caso? Aspetta, riunisco PL carota, a parte nome, da sembra i fiori però. Senti, invece la carota angazzosa, intanto proseguiamo, la carota angazzosa con cui andava collegata? Andava collegata con PB. Paraxiroborate. Paraxi roborata e il granchio. Oh. Carota. Granchio. Oh. Niente, io non è... Non... Scusa, avevo premuto per sbaglio. Comunque mi è uscita adesso tipo una... come cazzo te la chiamo questa adesso? Tipo una rapa che c'ha due foglie sopra testa, però un po' mosce. Aliomigna. Ok, questo... M. Come, scusa? È AM.
Ok, e che cosa va collegata? Con Pio. Primaxio Filexo. Tan tan tan, sono le due margherite. Come cazzo se faceva ste margherite adesso? Porca zoccola. Allora. Porca. Ricontrollate il VOD. Ricontrollate il VOD. Controllate al VOD. Sarebbe andare a ricontrollare il VOD per vedere le margherite. Dai, no. Io stavo pensando, DL, tu ce l'hai più quel fiore che sta sbocciando con tutti i cuoricini sopra? Sì. Uniscilo con PL. E è venuta fuori tipo una patata che c'ha tanti scarabocchi. Mettila subito dentro questo per fare il coso rosso. Ok, allora c'è il masso sulle margheritas. Cioè questo lì va con OH, eh? Non so se mi hai capito. Sì, sì, ho capito, ho capito. Cerchiamo di andare sulle margherite, allora. Sperando di chiappaccio, perché io ho visto DL e più o meno Assenso è quella che c'ho più vicino a nome. Del Pologiscate. Esatto. Adesso margherite. Dovrebbe essere unito con supercalifragilisticexpialidocioso. Cazzo hai detto? Sono fatte della stessa sostanza dei sogni. Che t'ha pigliato? Dai, segui questo organigramma, porco cane. Allora, io sto vedendo. Fa un respiro forte. Ah, Eureka! Chi fa? Die- Delfo Logiscate. Sì. Quella con la cosa che mi ho appena messo lì dentro, quella che sta per sbocciare. Ci stai? Sì, sì, eccola. Scombonila. Varnelli! Trovata. Boom. Com'era margherite che? E AM. No, che era quello, quell'aglio con quelle due foglie piangenditi? I don't remember.
Ti posso dire. Shh. Ho trovato PF. PF. Aggiungila dentro il terzo elemento. Sta miscelando. Ho partorito. Che bella musichetta. Io però ho partorito. Paolo. Sir. Sto unendo tutti i diamanti. Sì, ma a me io ancora qui sto ancora bloccato in questa stanza, eh. Sto unendo un attimo i diamanti. Oh, guarda che io soffro di solitudine, la tena mossa. Diamante rosso trovato. Oh. Cazzo. Horror Night. Ah, the Soul Stone restored. You've done it. Not but flesh may hold the stone until presented before the throne. Played your part brilliantly, mortal. Now it's time for you to exit the stage. This is all I require now. Presenti. For tonight, my king. Once I bind you, I will end our curse. Unfortunately for that, my caged friend. Ci vediamo domani well, o dopodomani. I am in need of your soul. The moon is almost at her highest position. The hour draws near. Tick tock, tick tock. Sa. Niente. Oh. Au. You. Alexandro. Alessandro. Vai su Discord. Alessandro? Sa. Au. Au, mi senti? Sì. Prima stavi a parturì oppure... Io non ti ho mai sentito. T'ho iniziato a sentire te. Ah, bene. Ma tu che ti sei trasformato, praticamente? No, io ho già rovinato una tizia un fantasma. Io sto praticamente chiuso dentro una gabbia. E non posso fare praticamente niente. Sfigato. Guarda, te caccio. Oh, sto scendendo. Sono uscito. Destro. Alza la destra. Gira da destra. Da una finestrella, a sinistra. Oh. Mi vedi? Arrivo. Ciao. Ciao, scemo. Ciao. E boh, non lo so, mo.
Io comunque ti ho liberato e tu manco un grazie. Tanto adesso, adesso moro che c'ho un mostro qui davanti io. Allora, io qui dentro c'ho due statue con sotto una leva che posso tirare. Sotto la statua c'è una freccia. Io tirando la leva mi esercito la freccia. Prima da sinistra ma verso destra e viceversa. Le statue come sono fatte? Che so, tipo armi dei cavalieri? Armature. Sono armature da cavaliere a braccia larghe. Ok. Cambio qualcosa? Qui no. A te ti è cambiato qualcosa adesso? No. Allora guarda, se io c'ho un pulsante con sti quattro cavalieri che se lo premo mi ruotano, però sono messi tutti quanti in posizioni diverse. E? E la luna bussò alle porte del cielo. Allora, se io tiro sta leva, tu premi il pulsante e vedi se cambia qualcosa rispetto a quando lo premevi prima. Allora, così le statue mi girano. Così, allora c'ho. Ah, l'hai premuto un'altra volta per caso? Non ho sentito? Sì, io ce ne ho due statue, però, eh. Allora, aspetta, io adesso premo il tasto. Praticamente, che succede? Che due statue. No, tre statue mi girano in senso orario e una anti-orario. Ora? Allora, ora mi girano tutte in senso orario. Ora? Ora tre orario, una antiorario, ma in maniera differente da quelle prima. Allora io devo dire bene quello che c'ho. Io ho queste due statue, tutte e due uguali, così se armature a braccia larghe. Se io metto davanti alle statue, una ce l'ho rivolta verso di me. L'altra ce l'ho de profilo, che guarda verso la mia destra. Ok. E posso decidere se tirare la leva di quella che sta rivolta verso me o di quella che sta verso profilo. Tipo così, quella rivolta verso me c'è la freccia che indica verso sinistra. E quella di profilo. E quella di profilo verso destra. Allora, quella che è rivolta verso te ce l'ha verso sinistra e quella di profilo verso destra. Tu se cambi le frecce te se ruotano anche i cavalieri lì? No. Ok, premine un po' una casa un attimo. Aspetta, aspetta, io c'ho una porta. Oh cazzo. Oh cazzo. Quanti cazzi c'è? Oh cazzo.
Io c'ho 4 statue. Anche io ce ne ho 4. Sono andato da un'altra parte, sto seguendo un tunnel. Ho trovato altre 2 statue. Una sempre rivolta verso di me che posso tirare la leva. Un'altra che mi dà la schiena, però c'ho la leva rotta. Dio, baby. Allora, guarda un attimo una cosa. Iniziamo a tocca. Dobbiamo capire la tua una statua, però andando in fila, quale statua mi comanda questa qua da me? Dimmi tu quando devo tirare la prima leva. Allora, intanto, guarda, ti spiego io come mi gira adesso. Praticamente ho queste 4 statue messe su tipo i 4 angoli di un quadrato. Quella in alto a sinistra mi gira in orario. Quella in alto a destra antiorario. Quella in basso a destra antiorario. Quella in basso a sinistra orario. Quindi le 2 di sinistra ce l'ho in orario. Quell'altra è antiorario. Adesso vediamo quello che ci cambia. Premi. Allora, le 2 di sinistra sempre orario. E mi è cambiata a me quella in basso a destra. In basso a destra che è diventato orario adesso. Quindi mi ho capito che questa è in basso a destra. Vado su quelle altre 2. Ci sono. Oh, guarda, aspetta un attimo, perché io da qui adesso sto a vedere le statue, so tutte rivolte quasi allo stesso verso, tranne che una che è girata solo dei 90 gradi. Quindi non vorrei che ci a mettere tutte quante allo stesso verso. Non so quello che c'hanno davanti queste statue, se c'è un significato, boh. No, avanti non c'hanno niente, perché io potrei metterle girate in qualsiasi posto. Praticamente a me mi gira queste qui su 360 gradi. Solo che stanno 3 tutte quante allo stesso verso, che posso portarle anche tutte quante rivolte verso avanti, e una girata nei 90 gradi. Comunque, tu stai sulla seconda, hai premuto per caso? Sì. Ma fa quello di prima. Ripremi di nuovo. Non ho capito. Fatto. Adesso ho 2 che si muovono anti-orario e 2 in orario. Io penso che le statue devono stare rivolte verso qualche perto. Tu quindi davanti all'estate non c'è niente? C'è un muro? Io davanti... cioè le statue... Oh! È successo qualcosa, tipo l'orologio si è spostato. Ho sentito. Comunque le statue io le posso far girare al centro che c'ho il tappeto rosso, oppure girarle verso il muro. Quindi cioè, le statue stanno attaccate al muro e se guardano proprio il muro?
attaccate no, c'ha un po' di spazio dal muro, però queste quattro statue, se tu le giri tutte quante a guardarsi una contro un'altra, diciamo verso il centro, mi guarda sto tappeto rosso che cammina in mezzo. Ah, quindi dici che deve essere rivolte tutte verso il centro e guarda... È probabile, sì. Praticamente ce n'ho due a destra e due a sinistra, il tappeto rosso. Secondo me, perché io stavo pensando, io ho le statue che tu hai detto, no, è rivolte una verso destra, una verso sinistra, una verso avanti, una verso dietro. Secondo me queste statue, in base a come te gira, deve combinarti che la statua che io è rivolta verso me deve rimanere verso di te, capito? Verso il centro. Guarda, non so come potete andare, ma davanti a ste statue sotto, o il pilastro, c'ho tipo un anello attaccato con una piastra di ferro. Tu non c'hai nient'altro in sostanza? A parte un sacco di tende, un po' di scalette, c'ho tipo una bambola di legno appoggiata qui su un trono. Non so se l'orologio si è spostato prima, questo qui adesso mi segna tipo quasi un quarto a mezzanotte. Perché ha senso, io dirio che dobbiamo capire quale statua mia corrisponde alla tua e metterla nella stessa posizione in cui ce l'ho io. Mamma mia. Io in giro sono pieno di finestrelle colorate comunque. Delle finestre con tutti i vetri spaccati, tipo piccoletti colorati, non so se è un... Sì, davanti però io ho le tende, non le vedo. Scusa, t'ho premuto. Davanti alle finestrelle ho le tende, quindi non ti vedo. Senti un po' un attimo una cosa, sposta un po' tutto quanto lì, fammi vedere se si muove l'orologio. Io facevo uno scatto a tutte, eh? Ok. No, l'acqua! Fatto. Qui non si è mosso niente. Vado un secondo a prendere l'acqua. Ok. Eccolo. Allora, YouTube, soluzione finale, we were there. Ho sentito che si è mosso qualcosa, ma non era l'orologio. È riuscito a piangucciocco anch'io, eccomi. Ah,
Comunque, allora, YouTube, soluzione finale, we were er... No! Allora, io sto qua e posso vedere quello che c'è tu dentro. Mi vedi la finestra? Girate, girate. Se stai parlando non premevi. Io solo che non vedo il stato che c'è tu, che mi dicevi tu. Da qui non le posso vedere. Ah, mamma mia. Te le illumino, vedi se le vedi meglio. No, no, ma io vedo quello che c'è lì dentro. Solo che non riesco a capire il senso di tutto. Vedi queste due statue. Dietro le statue c'è una tenda che però è solo nera. Sto cercando la tenda nera. Però la tenda nera non ce l'ho. Le due sono tutte colori diversi o hanno lo stesso colore? Allora, una è a scacchi verde, un po' scuro chiaro. Un'altra è gialla a strisce diagonali. Un altro è due quadrati bianchi e due quadrati rossi. E un altro c'ha tipo delle onde blu. Grifondoro qual è? Che cazzo, quello era Grifondoro, chi si ricorda? Banna. Zita. Ti vedo, stronzo. Questa è. Dove stai che non devi vedere? Vedo i tuoi piedi. Verso sinistra, girate. Ah, ho guardato sotto la scrivania perché. A te in bestia tende non te le fa cambiare colore, non te le fa spostare, non te fa niente. No, nulla. L'unica cosa fa è veramente provare a mettere l'armatura e come ce la rivolte tu verso dentro. Proviamo. Allora, su quale stai tu adesso? Io sto su una che rivolta verso di me. Aspetta, aspetta, rivolta verso te. Su... Tu vieni qua dove ci potevamo vedere tutte e due. Lo stai? Sto arrivando, stavo dall'altra parte, sull'altra finestra. Allora, iniziamo da questa, da prima che c'è lì davanti. È rivolta verso, da davanti, rivolta verso la mia destra. Ok, adesso la vado a posizionare. Quella dopo, intanto, dimmi pure. È rivolta verso davanti, verso di me. Ok, così adesso io c'ho la prima, quella che sta alla tua destra, ce l'ho rivolta verso sinistra. E questo qui ce l'ho rivolto verso avanti. Quindi questo sta posizionato giusto. Quindi mi devi tirare una leva. Una dei due. Tirata. No, questa non va bene, tirano in altra. Tirata.
Mi sa che neanche questa va bene. Ne vado a tirare l'altra. Mo' finite, eh. Tu pensa che le prime due non riusciamo a mettere a posto i primi due. Tirava anche l'ultima disponibile. Niente, i primi due non mi si posiziona. E ci vuole o c'è da alternare, c'è una combinazione anche in base a come già dirà delle vetterli. Prova, può essere, prova a ritirare la prima. Fatto. Senti, tu stai su quello vicino alla finestra? No, quell'altro. La levetta dove sta messa? A destra o a sinistra? Quello vicino alla finestra? No, quello che tu hai tirato adesso. La leva dove ce l'hai? A destra o a sinistra? Rivolta verso destra. E questo mi gira a sinistra. Prova un po' andare su quello lassù vicino alla finestra invece. Come ce l'ha? Leva quello. Verso sinistra. E me gira verso destra in senso orario. Quindi si muovono al contrario questi. Oddio. Io mi sto un attimo facendo un giro, eh. Io sto un attimo perdendo la pazienza, eh. Rossi, io non do una cosa. Dimmi, capì, qual è la mia statua che corrisponde alla tua? Tu mi direi come. Esatto. Io sto in un sotterraneo in cui io sto chiuso in gabbia praticamente. C'ho le sbarre, non posso uscire. È tutti muri, tutti solo muri e sei statue. Tranne quelle due porte da cui c'è le finestre a cui ci parliamo. E poi ci sta ste finestre colorate. Che io ce ne ho solo quattro. E casualmente stanno davanti ad ogni statua. Ok. Se tipo tu ti avvicini con la luce verso una di queste porte dietro queste statue, magari entra la luce e vedo qualcosa. Con quale luce te faccio luce, scusa? Oh! Ma ho potuto spostare tenne. Che significa ho potuto spostare dentro? Quelle davanti a finestra, quelle che dicevi tu, e le ho spostate. Quindi mi stai di che sono io? Porco dingi, che cazzo ne so che mi sono spostate dentro, sai quante cose posso toccare qua dentro? Da una, ma adesso. Io le ho aperte tutte adesso. Questa che è appena di... Ah no! Non ci credo. The moon is at her highest position. The hour calls us to begin. I summon you now, my sovereign. And you, it's curtains for you.
Ah, abbiamo perso. Riprova. Ah, quindi c'era l'orologio che camminava. Quello era il tempo ufficiale che ci abbiamo per concludere la missione. Deduco. Comunque, già che mi ho trovato come spostare Denne. Che potevamo spostare Denne. Molto probabilmente, sai che succede quella tenda. Che significa? Ah, ok. Restored. Sì, eccolo. Hai saltato? Sì, non mi ricordo come si faceva perché. Allora, Johnny, fammi scendere da qui, grazie. Grazie. Dimentica. Girati. Ciao stronzo, ciao stronzo. Quante? Non te vedo, dove stai? Ah. Abbiamo... Ma mezz'ora ci ho messo a fare sta affare. Allora, ci ho messo mezz'ora, tempo, quello è prima. Io adesso, guarda, faccio una cosa. Provo ad aprire la prima tenda. Ok. Tu tieni aperta sempre la prima, io cerco di vendere la luce. Cosa succede con questa tenda aperta? Sto facendo il giro per vedere se c'è... vedo la luce. Trovata. Ok. Questa è quella con rosso, quadrati rossi e bianchi insieme. Ok. Confermi? No. La tenda che ho aperto è quella che c'ha le onde blu. Aprimi un'altra. Fatto. Verde a quadretti. No, rossa e bianca. Ora la domanda è: bisogna dar retta a tu che sposti le tende o ai colori che vedo dietro io? Secondo me i colori. Ok, ma allora tu vai a tirare. Vai a tirare quella dove mi hai visto adesso quando stavo in gabbia io. Allora aspetta, ricapitolando. La prima che mi hai tirato, me mi si è illuminato rosso e bianco, quattro quadrati rossi e bianchi, la tenda. Significa che quella in cui tu hai quattro quadrati rossi e bianchi, se ce l'hai, deve stare rivolta verso destra. Cioè tu la guardi da davanti, deve stare rivolta verso destra. Ci sta. Quella verde deve stare rivolta verso di te. Quella mi sta girata alle spalle. Bisogna fare in modo di girarla. Così è girata. Però mi si è... non ci ho girata quell'altra. Mi si è girata anche l'altra, quella rossa e bianca. Le mie frecce a sto punto significa da che parte gira, secondo me. Quindi se tu fai due giri così e io sposto la freccia all'altra parte su una e fai altri due giri, penso che porta. Ok.
Ok, il problema è che io adesso il verde, quello che mi dici tu, ce l'ho posizionato che guarda verso di me. Ok, però il verde è quello che c'ha la tenda chiusa. Io c'ho aperta la tenda, quella che è a quadratini rossi e bianchi, e lui ce l'ho rivolto verso sinistra. Allora, non so se mi capito, se tu fai un giro completo, tanto tu quando le giri te gira tutte, no? Se tu fai due giri completi e poi aspetti che io tiro una di quelle due leve, una leva, e fai altri due giri completi, dovresti trovartele come doveva sta. Ok, quello t'ho capito. Il problema è che serve allora Breden? Le tende mi serve perché a me mi illumina le tende che ho dietro alle armature e mi fa vedere il colore, sennò le vedo nere. Ah, ok, va bene. Allora, adesso io uno ce l'ho posizionato bene, l'altro no. Quindi faccio fa due giri. Esatto, tanto fa 90 gradi ognuno. Sì, fatto. Adesso premila. Per fargli due giri? Allora, io c'ho il verde che mi sta guardando avanti e il rosso a sinistra, sempre. Il rosso guarda verso sinistra, non verso destra? Sinistra. Adesso gli ho fatto fare due giri, sta a destra, ma quello verde mi si è girato le spalle. Riprovo ora. No, è ritornato come prima adesso. Lui sinistra, il rosso sinistra, diciamo, e il verde che mi guarda avanti. Ma tu ogni volta che premi te fa 90 gradi o 180? 90, 90. Prova. Ancora? Adesso lo posizionate. Comunque sia, è solo uno scatto da fa, non due. Infatti immaginavo. Quindi c'hai il verde che guarda verso... e il rosso che guarda verso destra. Il rosso bianco. Esatto. Ok. Ora ti apro un'altra tenda, eh. Sto andando di là intanto. Quando vuoi apri tenda. Ho aperta. Non mi entra luce da qui, vado dall'altra parte. Aspetta, oh aspetta, aspetta, te ne apro un altro, se no l'ultimo te apro. Ok. Trovata. Quella che c'ho rotta è la blu. Ok, io quello blu ce l'ho che mi guarda verso avanti. Deve guardare verso la tenda. Quindi questo mi deve fare 180 gradi. L'altra tenda apri, l'ultima che non hai mai aperto? Fatto. No, aspetta, ma se non era questa. Questa è. Giallo a strisce. Ok. Deve stare rivolta verso di te. C'è sta. Allora solo quello con tenda blu è masso che deve facendo 80 gradi. Che è l'unico che non posso comandare perché c'è la cosa rotta. Ok. Quindi se tu fai un giro, poi io sposto tutte le leve e tu fai un altro giro, dovrebbe funzionare. Cioè, solo uno scatto, diciamo. Sì. Ok, proviamo con una, eh. Fatto, ripremi. Aspetta, che devo premere tutte e tre assieme io, eh.
Corro, un secondo. Fagli fare un altro scatto. Sì, sì. So un genio. Secondo me qui ci siamo avuto anche un po' culo, che qualcuno ha combinato bene, ci rendono a caso. Quello potrebbe. Non ti lascerò toccarmi. Verme. Tu devi riuscire a entrare. Ma soprattutto una cosa, ma Illy che ci parlava all'inizio dentro la cazzo di grotta con lo cazzo di radio, che cazzo di fine aveva fatto? Anche tu ci dici? Non è cambiato affatto. No, non mi dica che c'è ancora tempo. Ma sì, 5 minuti. E che dimo fa? Ah, il cavaliere più vicino al re impugna la spada. Prendi. Ho piato una spada. Ho piato una spada. Quale spada? Non so, ma ha fatto piano una spada vicino al re qui. A un cavaliere che stava vicino al re. Non so. Dalla 1 S stadio, non so. E a quale però? No, non posso darla a nessuna. Niente. Io c'ho. Io ho 4 cavalieri che porta 4 armi ognuna. Non so se ti può essere utile. Io ho i 2 stessi cavalieri dall'altra parte con i scudi. E che cazzo ce la fa allora? C'ho delle scritte io qua dietro. Il cinghiale ha da qualche parte alla sua sinistra il cavaliere che impugna la mazza. Come? Aspetta, il cinghiale? Ripeti. Io. A sinistra del cinghiale, scusa non premevo, cioè il cinghiale da qualche parte alla sua sinistra è il cavaliere che impugna la mazza. A sinistra del suo cinghiale resta un cavaliere che gli dà la mazza. Che poi? La fenice che impugna il martello si trova da qualche parte alla destra del corvo. La fenice che impugna il martello si trova da qualche parte a destra del corvo. È che non so qual è il corvo. Aspetta, parte nessuno con il re. Qualche frase con il re. Stai premendo. I cavalieri entrambi le estremità non impugnano il martello. I cavalieri le estremità non impugnano il martello. All'estremità niente martello. All'estremità niente martello. Quindi uno a spada e un altro lascia. Ok, poi com'era? La fenice che impugna il martello si trova da qualche parte alla destra del corvo. Del cervo.
Mazza, non è su. L'ho messo tutti ma non è successo niente. Provo un attimo a scambiare spade con coso, con l'altro. Tu non c'hai indizi niente, no? No, c'ho tutte scritte in inglese io qui sopra. Anche io ho tutte scritte in inglese, se ti avvicini te le traduci. Porco dingi. Ah, tu devi metti scudi allora. Il dragone può essere trovato da qualche parte alla sinistra del re. Se stai parlando non premi. Allora, partendo da sopra il re, mi dice, il cavaliere più vicino alla sinistra del re impugna la spada. Continuano i tuoi scudi, questa roba tua. Sì, infatti un attimo sto a mettere a posto. Ok, poi il dragone può essere trovato da qualche parte alla sinistra del re. Oh, se sta avvicinando, sto qua davanti. Mette o su uno dei due alla sinistra, ok. I think I'm bound to it. Allora, poi il cervo non si trova in nessuna delle due estremità. Il cavaliere che impugna l'ascia è alla sua destra. Qual è che impugna l'ascia? Ma qui, questo era questo qui, ma prima ho metto la spada, la doveva mettere a sinistra. Io l'ultimo non lo posso mettere perché il cervo va alla destra di quello che porta l'ascia, hai detto, no? Quindi non posso metterlo dopo di questo. Aspetta, sto scambiando un attimo. Allora, il dragone può essere trovato da qualche parte alla sinistra del re. E quello tu c'hai un dragone su scudo? Io c'ho il dragone sullo scudo e l'ho messo tutto in missa mazza chiodata. Il cavaliere più vicino alla sinistra del re impugna la spada. Ok, qual era quella frase che ti dici a te che nessuno dei due esterni porta cosa? Non stai premendo tu? Cavaliere, entrambe le estremità non impugnano il martello. Ah, non impugnano il martello? Cosa che mi dice che abbiamo perso, cia 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 cia. Forse no. Allora, quello più vicino alla sinistra gli ho dato la spada, è ok. Tu li indizi per me te li finiti, quanti ce n'era? Tre? Ce n'era tre, che uno era per me e l'altro era due per te. Il cervo non si trova in nessuna delle estremità. Il cavaliere che impugna l'ascia è alla sua destra. Ma come? Alla sua destra. Io devo stare per forza a cucire. Ok. E mi ho perso. Allora, riprova. Dai che questo dovrebbe essere facile, porco cane. Yeah, senso non mi sembra. Dai io. Speriamo non ci fa favore i cavalieri. Porco zio. Hai visto, sì? Cosa? Che mi sa di morfa pure i cavalieri. No. Non morì.
Porco. Dai, mo capito come si fa a aprire una S-finetta. È aperta? Sì. Bianco e rosso. Ok, bianco e rosso ce l'ho a sinistra e doveva stare a destra. Quell'altro invece? Quello verde doveva stare frontale, quello giallo rosso doveva stare frontale e quell'altro deve stare dritto, verso Atenna. Allora, facciamo gli stessi passaggi prima. Giallo, bianco e rosso deve stare rivolto verso destra e quello verde, cazzo, era frontale. Allora, ok, vai su quello rosso-bianco e famo fa un movimento e un movimento. Io non so se è quello verde, mi pare che è quello verde a memoria, però no, non lo so, io lo vedo nero e tende. Aspetta, te vado ad aprire. Ho aperto. Apri un'altra. Confermo verde, rivolto verde. Ok, e ci sta. C'è da trovare quello rosso bianco. Bianco e rosso deve stare rivolto verso destra. Deve stare rivolto verso. No, tu ce l'hai, stai posizionato avanti il rosso bianco. Sì. Ok, allora gli faccio fare adesso un movimento. No, aspetta. Allora, quello verde tu già rivolto verso te, verso avanti. Sì, quindi devi andare su quello verde. Quello bianco e rosso, verso dove ce li rivolto? Sinistra, quindi tu devi andare su quello verde che mi devi bloccare. No, fai un giro. Cioè, un giro nel senso un andaka? Sì. Ok. Fallo un'altra volta. Guarda in su, guarda in giù, dai un bacio a chi vuoi tu. Dovrei portare? Sì, stiamo al punto di prima, adesso c'era un muove solo l'ultimo che ci deve fare. Che deve andare a guardare verso la tenda. Che era quello blu. Quello che non potevo toccare io era. Allora, praticamente io devo muovere adesso una volta e poi tu dovevi toccarli tutti quanti. Non mi ricordo perché non mi ricordo il colore, ma vai. Vai, spostali tutti. Vado. Fatto. Ok. Allora, comincio io o cominci tu? Allora, intanto togli tutto. Fatto. Tutte le armi e ho cominciato. Fatto. Non me le traduce più. Neanche a me.
comunque era la spada sta alla sinistra del re. Perché non traduce più adesso? Ha senso, dico, che devi finire l'animazione o qualcosa. Io dico che no, si è buggato. Poi era il martello, non sta all'esterno, vero? Mi sembra. Non ho capito. Non ho parlato. Il martello, Wielding Phoenix, vicino alla fenice. Tu che c'hai, uno scudo da fenice? Sì. Come cazzo fa? Prova a leggerlo, se lo capisci. The dragon can be found somewhere to the king left band side. Scusa, non ho premuto. Allora, il dragone può essere trovato alla sinistra qualcosa. Leggimi l'ultima parte, quella prima è left. Allora, the dragon can be found somewhere to the king left band side. Il dragone può essere trovato da qualche parte alla sinistra. Ok, allora metti adesso un cazzo di dragone a sinistra del re. Ok. Leggimene un altro. Allora, questo è tanto lungo. Madonna, che figuraccia che faccio. The deer cannot be found at either hand. The axe wielding king is somewhere to this right band side. Aspetta. Allora, perché è lunga la capiccuce? Il cervo deve essere posizionato. The axe wielding knight is somewhere to big right band side. Quello lì come è scritto? Quello dopo. Wielding axe trattino wielding. Wielding dovrebbe essere tipo avere, portare. Axe e ascia. L'ascia allora a destra di cosa, però? Leggi. Aspetta un attimo, Pio, traduttore con le foto. È scritte strane, non so se te legge. Noia fa proprio. Allora, aspetta. Non può essere. E hai fatta prima. Non può essere trovato. Niente, non gliela fa. Comunque, the deer cannot be found at either end. Ok. Allora, Eider dovrebbe stare qualcosa con alto. Comunque il The Deer dovrebbe essere il cervo. Non può essere trovato. The axe wielding knight is somewhere to
big right band side. The right band side, alla destra, al lato destro del re. Non può la, lascia. Deve stare al, dovrebbe, l'ascia dovrebbe stare alla parte destra del re e il cervo non si può trovare lì, qualcosa del genere. Io l'ho piazzate tutte, mettici a caso. Poi hai messo giù a casa roba? Il cinghiale, bro, io qua di... Il cinghiale? Io gioco che il cinghiale deve portare, invece per forza, il cavaliere che porta la mazza. Allora, la mazza... La mazza sta al primo posto a destra del re. Io ce l'ho messo il cinghiale lì, la vedo la mazza io. Però sta la mazza. Come dici? L'hai messo dietro la mazza, però c'è da? E probabilmente non è giusto. A parte che d'errori ce ne può stare tanti, quindi. Ma porco dici, ma non ho capito perché non traduce più questo. In verità il cavaliere, il cinghiale e la mazza deve stare al lato sinistro del cavaliere, del re. Ma aspetta, la mazza allora è sto qua giù, quello è un martello, La mazza è tutto quello a sinistra. Allora, questo qua dietro martello, questo qua giù. A posto. Che coglioni. Vabbè, almeno Mari si sblocca sto giro. Ah, porca riprova. Tu appena poi salda, fa subito salda. Mm-hmm. No. Che madonna stai a fa? Che era la spremuta di elastico sentito? Sei? Sì. E ripartiamo sempre quello rosso e bianco e verde. Se apri qualche finestra ti ricordi? Mi ricordo. Rosso e bianco ti sta rivolto verso destra. Verde verso te. Ok. Tu dimmi quando c'hai uno dei due posizionati. Ce l'ho uno posizionato. Vai, uno posizionato. Vai, premi.
Ok. Vai ancora. Così in teoria dovrebbe portare. Sì, però abbiamo un problema. Sta orde sta girata del contrario. Cioè, quello che doveva spostare per ultimo sta messo bene. E invece quel ladro no. Vabbè, quello dopo vediamo. Allora, verde verso te deve stare rivolto. Sì, verde verso me. Già, bianco rosso a destra. Il giallo doveva stare verso me, ma sta contro Adenna. E il blu che prima stava verso di me, adesso sta girato contro la tenda, che va bene. Quindi devi trovare il giallo. Il giallo. Il giallo a senso mi sembra che era quello lì rotto, può essere? No. Apri una tenda? Aperta. Ancora? Che significa ancora? Un'altra. Questo è giallo, ok. Il giallo deve stare rivolto verso di te. Ok, allora faccio un movimento e poi lo premi. Vai. Io adesso devo premere tutti. Tutti gli altri. Ah! Tutti gli altri, ma aspetta, quello blu tu non puoi spostare adesso. Vediamo quello che succede. Vai. Che adesso ce ne ho due posizionati male. Vai. Premuto. Il giallo da che parte sta rivolto? Adesso praticamente mancano tutti da una posizione. Mi senti? Mancano tutti da una posizione e il giallo sta verso sinistra. Guarda, va su quello rosso bianco. Che tutti devono girare praticamente. No, aspetta, ma sbaglio. Ah, rosso e bianco sta rivolto verso destra. Ancora. Guarda, adesso mi ricordo. Metti i due, quelli là che stanno all'inizio, quelli che stanno sul lato, quello sinistro. Quello lassù verso la finestra lo metti a sinistra e quello a tenda a destra, quell'altro a destra che era all'incontrario, come sa? Allora aspetta, tanto allora rosso e bianco è messo bene, rivolto verso destra? No. Verso dove sta rivolto? Verso avanti. Aspetta, gli faccio fare uno scatto, vediamo cosa succede. Allora, così c'ho il rosso bianco che sta a destra e il verde che sta avanti. Questi due sono giusti e lasciamoli fa. Devi trovare la tenda cialla. La tenda cialla mi sta rivolta verso di me, quindi verso avanti. No, ok, tu devi stare lì per bloccarlo. Perché qui stesso mi sta guardando verso Adenna, quindi lo dobbiamo girare. Fai uno scatto allora. Fatto. Aspetta che va a girare tutti e due gli altri. No, aspetta. Perché noi adesso dobbiamo mettere in posizione questo. Tu hai toccato quello giallo? Aspetta. Vai. Non so perché, vabbè. Sono un genio.
stop. You will not stop me from lifting this curtain. So, it was you who built these towers all these years. What do you mean? Oh, adesso si traduce. Ah. Togli tutto. Ho tolto. Allora, il cavaliere più vicino alla sinistra del re impugna la spada. Confermeme che va qui a spada, guardami. Giusto? No, essa è la destra del re Eros. No. Sì, ma... La sinistra è dall'altra parte. Senti, ma il re sta guardando verso avanti qua. Il re mi guarda verso i due mostri là. Allora sì, allora questa è considerata la sinistra, sì. Porca, hai sbagliato tutto prima tu. Ma... Io ero convinto che era guardata. Cioè stavo così, capito? Ok, ok, dai. Adesso, il dragone può essere trovato da qualche parte alla sinistra del re. L'ho messo su uno dei due a caso. Metti l'uso a spada, che quel ladro cinghiale Budia sta solo sull'ascia, che era. Io l'ho messo su a spada adesso. Ok, poi l'ultimo che c'ho io. Il cervo non si trova in nessuna delle due estremità. Il cavaliere che impugna l'ascia è alla sua destra. Allora, io il cervo l'ho messo qua, non so se guardami. Lo stai? Aspetta. Ah, sì. Sì, sì, va bene. Perché se non può stare nessuna estremità, deve stare per forza su questo o quest'altro. Ma quest'altro ci ho messo il dragone. Ok, io lascia la metto qua a destra allora. Ok. Poi tu. Vai tu. Il problema sai qual è? Che il cervo deve stare alla destra di quello con l'ascia, hai detto. Alla destra di quello con l'ascia? L'hai detto tu adesso. Ma non vuole stare all'estremità. Eros, l'hai appena detto tu. Il cervo non si trova in nessuna delle due estremità. Punto. Il cavaliere che impugna l'ascia è alla sua destra. Non c'è niente. Ok, vado io. La fenice che impugna il martello si trova da qualche parte alla destra del cervo. Alla destra del cervo? Io alla destra del cervo c'ho solo questo qua che ci messo l'ascia. Salta, prendi quell'altro, indizio. La fenice che impugna... no. I cavalieri a entrambe le estremità non impugnano il martello. Ok, quindi un martello metto qua a destra. E questa mazza chiodata metto a sinistra. Quindi io sul martello ci devo mettere la fenice. Ok. Il dragone va... Porco... Oh, ciao! Ci siamo abbracciati! Ma che cazzo sta di perderò? Eros. Sì, so io quello che deve fare una brutta fine. Ce l'hai tua spada.
Addio Eros, muori stronzo. Porco dingi, l'ho pagato pure io sto giochetto. Anche io l'ho pagato, stro. È vero, non mi ricordavo. Ah, adesso descendo normalmente. Oh, top. No, secondo me... Il lu, gamba. Era solo per mettere alla prova. Sì, però adesso mi chiedo una cosa, adesso. Sì? Tu? Sì. Della storia di questo gioco. Non gioco che ci capito? Niente. Perché io niente, vero? Cioè, non c'ha avuto senso quello che mi ho fatto all'inizio, che dovevi parlare con quelli. Cioè, non è che dici, oh, cioè, dovete venire a liberare perché c'è una presenza malefica che ci intrappola. Niente, manco di quello. No, quelli intrangolati proprio. Cioè, a meno che è tutto un continuo con quello, con l'altri dopo. E tutti sono tutti collegati, che ne so. Io spero. E spero, allora che non c'era, allora niente, c'era, perché non rimo... c'era giocato prima, allora. Io spero quello, perché sennò è veramente brutto come gioco. Cioè, bello, le meccaniche belle, però è brutto. Sì, ma questo ti manda via testa per vero. La verità. Ci ho messo 5-6 ore di finire, di più. No, di più, che manda dici? Questa quarta live ce la facciamo. La quarta? Sì. Una media di 3 ore a live. 4-8-2 di mi sembra che è la quarta, che è la terza, mi sa. No, di chi fra? Dico ci ho messo, secondo me ci ho messo 8-9 ore a finirlo. Attenzione. No, no, what have you done now? Cursed, I ora, remain maledetto. Cursed as is my bidding. Che è sta voce? You. How? Why now? Altra voce, risata. My dear friend, you never cease to entertain. You've played the part of steward long enough. It is high time for royal commands to resound in these halls once again. Oh, yes, my liege. But commands, who would you command when I, your last remaining inferior, is punished? Ah, yes, I suppose you've always been a good servant, haven't you? Oh, yes, yes, your majesty. Then let us now discuss the part. To your redemption. Quando è bello scritto tra parentesi risate. È finito. Oh, che cazzo era lei? Me vanna. Guarda questo, che cazzo di foto che c'ha. Psixobat X-Rom. Penso che vuole fa correre incontri che... Ah, mamma mia. We were. Pozzi, gambacce in danni. Sì? Sì? Sì. Perché no. non funziona il suono di Discord mentre sta collegato il gioco? Te ci fate? Che butti? Quel suono che fa per avvisarti che tu colleghi o scolleghi l'audio. Ah, quello non l'ho fatto caso. Se tu lo premi adesso, te lo fa l'audio. Che bravo. Io ho fatto il brb. Il gioco ce l'hai aperto ancora? Sì. Perché a me non me lo fa? Ma quando lo fai tu, non quando lo fa l'altri. No, è quando lo fai io. Io sto facendo. Sa, mi vedi che mi senti che parlo a tratti. Tanto, esci dal gioco. Eh?
Oh. Oh. Amico. No, adesso non mi fa il suono, non ho capito perché. Sa. Assassà. Non mi fa il Oh, ha suono. fatto l'aggiornamento Windows 11, è cambiato qualcosa. Postazione, aspetta, fammi mettere just chatting. Che bello il cambio scena. Musica. Chi è Sam 41? No, è Bling. Non la No. sento. Ah, perché non stai sulla lives. No, che è? Esatto. Zebra Head. Call your friend. Chiama i tuoi amici. Allora, Discord. Aspetto, come faccio? Voce? No. Ta-ta-ta. Porca, perché? È una cosa che odio questa. Perché devo sentire quando mi smuto o mi muto. Ma dicevo più per niente, manco sto gioco. No, adesso infatti non mi ci fa. Non mi ci fa più per niente. Riduzione del rumore a Forse cura di. Riduzione del rumore, abilità riduzione del rumore a cura dei creeps. Anche se fai rumore mentre parli, ad esempio se batti le mani, i tuoi amici non sentiranno altro che la tua splendida voce. Veramente? Tu non senti che batto le mani? Adesso. no. Cazzo, che figata. Ma non l'hai notato mai? Anche quando io dici tu, Ma perché mi si è se io attivato? scrivo. Mi si è attivato Alexa? Se io scrivo, tu non senti adesso in teoria. Niente. No, non sento niente. Esatto. Però, porco dingi, io voglio sto cazzo di suono. No, è troppo importante il suono. Postazione utente. Impostazione utente. Allora, mi accanto, profilo. Audio. Cioè, voce e video. No, voce video no. Aspetto. Scuro, chiaro. Modalità confortevole, modalità compatta, mostra più messaggi su schermo. No. Accessibilità, impostazioni dell'app. Testo, immagine, con descrizione immagine. Ma che è Modifiche. sta merda? Associazioni tasti. Associazione tasti. E ok. Lingua, impostazioni Windows. Apri Discord. Ok, modalità streamer. Avanzate. Modalità per sviluppatori. App autorizzate. Privacy, profilo utente. Modalità streamer attiva. Che significa questa cosa? Ah, che siccome stavo streamando non mi faceva vedere niente. Il mio account. Ah, vedi tu. Capisce che sto streamando e non mi fa vedere roba. Per evitare di farla vedere agli altri. Carina. Oh, vabbè. È stato un piacere finire questo gioco con lei. Vuole continuare? Andiamo su Warzone? O va a No, dormire? a mezzanotte e un quarto, ma fate io. Porco Quarto dingi, troppo. da casa mia ci arrivi all'una e mezza, bastardo. Però era diverso. Sì, era diverso. Sì, era diverso. Figlio della. Pezzi di carta standard per 3. Che Ci hai giocato mai Hearthstone tu? cosa? A Hearthstone ci hai giocato mai? No, non so Bellissimo. neanche cosa sia. Un gioco di Battle.net. Praticamente è un gioco di carte basato sugli eroi di World of Warcraft, tipo. Ah, ok. Carinissimo, te giuro. Se te lo Però vuoi ci giochi a scaricare, carte. è bellissimo, Rosso Fiede. Oh, discaricato Borderlands 3. Devo provarlo quello. Borderland 3, Quello che no. Aspetta. stava gratis con Epic Games, ma mi sa, mo non ce l'hai più. No, sicuramente l'ho pigliato. Poi mi sono scaricato quello
Poppy Playtime, non so se ce l'hai presente. Quello horror. Nope. No, ci ho giocato un sacco di gente che però quello che dovrebbe essere carino. PCB, Weaver R, questo. Allora, questo mettiamolo sulla lista dei finiti. Qua su. Perché voglio imparare a giocare a Valorant, ma non ci capisce un cazzo. Mi sono scaricato coso pure e insurmontabile. Che è quello dell'alpinisti, che non è. Non so se l'hai visto. Stava sempre su Epic gratis. Assolutamente no. Ma io su Epic, è che il problema dell'Epic è che non puoi metti giochi tra i preferiti. Tra i preferiti in che senso? Che ti Io c'ho rimane. la libreria dei giochi, no? Ah, Su Epic. ok. Che per trovarli Ma c'ho vedo. talmente tanti che oltre che mi scordo, per trovarli è un macello. Sì, ho capito. Infatti è vero questa cosa. Gli potresti dare l'elenco solo come ultimi. Ultimi scaricati, una cosa del genere. Mi sembra. Dai, ordinarlo per più recenti o Oh. alfabetico? Attenzione, mega saldi di Epic, gioco gratis seconda settimana, BioShock. Oh, fammi vedere. Isto Tiny Tana's Wonderland, io me sa voglio via. Solo che costa una barca di BioShock costa 60 euro. soldi. BioShock ora gratis. Questo è gratis, c'è scritto che costava 60 euro. Porco zio. Ottieni, 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 ottieni. BioShock, aspetta, che era? Non ho mai sentito però. Effettua l'ordine. Accetta. Adesso faccio vedere un trailer. Cornice. Allora, no. Live. Allora, cattura. No, finestra. Ho sbagliato. Non salvare, non salvare, ho detto. Web. Ah, schermo. Ecco, questo qui era. Non questo schermo, ma un altro. Automatico. Schermo 2. Ok. Trovato. BioShock. Ah, cazzo, ma non c'è un video niente? Che senso non c'è un video niente? E un trailer, che cos'ha? Su qui, su Ah no, Epic. so io. Ma che cazzo è sto a fare? Ah no, so io. Divertiti con la pluriball. Io serie BioShock. Ah, questo che è? Ah no. Avventure nella città di Rapture e Columbia con BioShock Remastered, BioShock 2 Remastered e BioShock Infinity. Ah, ti dà tutti. Ma tutti quanti qui stava? Adesso è un pacchetto, vedi, se tu guardi BioShock, è scritto BioShock The Collection, la collezione. Giochi gratis. Allora. Su questo gioco c'è tutti, tutti e tre. Cazzo, bro. Beh, io sto BioShock l'ho sentito dire molto Io spesso. pure. Adesso voglio vedere un attimo il trailer su YouTube. Solo me vannerà, no? Penso che no. BioShock. Allora. Ferma un attimo la musica. BioShock trailer ita. Launch trailer ita. L'uomo può scegliere. Io scelgo Sei l'impossibile. sulla mia live? E Ho scemo, costruito mi una va a città in imboscati cui che un mi artista partire l'aggiornamento debba domani. temere C'è la un censura. Ah, problema, però sì, lo dove il vedo. grande non venga confinato dal piccolo. Vorrei Dove lo vederlo fermava. scienziato non sia limitato da ridicoli moralismi. Devo fermare? Come sempre, la roba di Windows Scelgo funziona a di cazzo. costruire Rapture.
E te se io posso spendere tutti ma quanti la mia così. Città è stata tradita dai deboli. Dovrebbe essere perciò tutto ti chiedo. Senti, senti una cosa, bro. Io se fossi qui, in gioco se acquisti a 720p, uccideresti degli innocenti. Sacrificheresti la tua umanità. Noi tutti facciamo delle scelte, ma in fondo sono le nostre scelte a fare. A fare? Ah beh, mi pare un mostro. Che cazzo fa? Oh, 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 c'è il fio... Me vanna. Porca madosca. Ah, qui su mi ricordo. Questo me io lo no. ricordo, sì. Mi piace questo gang. Cioè, eh? mi ricordo il suo personaggio, Luci di Latta. Porco dingi. Chi ha fatto? L'hanno visto? Mi sembra. Lascia perdere questi aggiornamenti. Vorrei. Ma non posso fidarmi di te. Io non ti conosco. Ah, comunque dovrebbe essere un gioco importante, dai, 69 euro. Porca figa. Stanno davvero tutti e tre, però, eh. He's dead. Ma che è? GGG? Il grande gigante scendile? Fervida immaginazione. Che c'è su Epic o su Battle.net? Oh. Live. C'è Ippo che gioca a Caldera se vuoi. Cosa? Ippo sta a giocare a Warzone. Ah, no, non credo. Prima scherzavo. BioShock The Collection. Com'è che si chiama questo? BioShock The Collection. The Collectioner? Mm-hmm. Oh, isto? Sono Andrew Ryan. E sono qui per porvi una domanda. Isti? Un uomo non ha diritti sono 720p. Guarda, Mr. Bolla. È un angelo. La simmetria, caro Steinman. È tempo che si faccia qualcosa. Che filata. Sulla simmetria. La simmetria. La io sono la voce e la Big Sister è la mano. Quando comunque voglio un altro schermo, porco dici, non va. La tua gioia. Non basta, no, non basta, porco dici, guarda. Il seme del profeta. Se c'è di controllare tutto quando non basta. Portaci la ragazza e annulla il debito. Ti abbandonerà, mia dolce Elizabeth. Quando avrà ottenuto ciò che gli serve, ti lascerà solo. Nuotiamo in oceani diversi, ma arriviamo sulla stessa ma spiaggia. Ma sai che mi sei una figata? Comincia tutto con un dovrei essere carino in teoria. Atlantide. BioShock, BioShock 2, BioShock Infinity. Dal 16 settembre fino ad ora. Più o meno. Clip più famose, Marza. Io ho fatto a sospendere aggiornamenti. Yeah, mo' ho finito. Fanculo. Te vedo se c'è qualcos'altro. BioShock 3. Ci guardi un gameplay, però dopo. Che altro è che ogni volta che apro qualsiasi applicazione apro mi parte aggiornamenti. Ah, guarda, questo è BioShock Remastered, 15° anniversario trailer. Comunque, se vai su sul coso di Epic sulla biblioteca,
Ti troverai BioShock, BioShock Remastered 2 e BioShock Infinite. Tutti e tre di Troy. Come su Epic. Su Epic, sulla biblioteca, vai. Allora, biblioteca. Ah, la scarica di più recenti. Amici, tra i tre. Porco dingi, per dire come cazzo si fa? Genere, filtro, piattaforma, categorie, Ci caratteristiche. tocca scrivere BioShock sopra, Bio scrivi sopra. Voglio il bio fileni. Porco. BioShock The Collection. Ah, perché sul negozio questo? No, Oh. devi su biblioteca e Ma per. non devi fare cerca da sopra, devi fare cerca da Ah, su destra, su filtri. fileni. Ah. BioShock, ecco. BioShock 2. BioShock Infinity, che è l'ultimo, con la bambina che è cresciuta. E BioShock Remastered. Figo, figo, figo. Importante sta cosa. Non è Mai. male. Se ti dico che io c'ho, cioè se mi metto a contare tutti è un macello. Ma ripristina, aspetta. Genere. Piattaforma, tutti. Io c'ho. Vabbè, che io a parte Epic l'ho scoperto da poco. Però c'ho tre pagine. Aspetta, griglia se può fa. Ah, tutti. Ecco. Infatti ho messo tutti adesso io, però non mi carica. 59. Io per quando ne ha tanti non mi carica. Io ce n'ho 59. Se vai giù in fondo, ci dovrebbe stare un numero già perché. Se non decarica le immagini. No, no, Non non gli mi fa. carica poi Manco Epic. quello non. Ah, ok. Non mi fa più a carica a me la biblioteca di Epic. Ho visto Cazzo. tutto. Doubtless, questo mi piaceva. Ma non è. Cioè, perde senza quel tempo. Non so se l'hai piato questo. Doubtless. Jurassic World era bello. Porco, dice sarà bello, a me Se vai piace. fino in fondo, sai quanti ce ne ho? Spara. Ma 138. tu da quando è che sei iscritto con Epic? È un bel po'. Io poco. No, alcuni è comprati, eh. No, no, anch'io alcuni che sono comprati. Fa conto che. A parte no, comprati manco tanto, ma sa solo. E io Solo. pochi So, pure. io no, solo Kena ci ho comprato qui. No, Qui io qui questo. c'ho Watch Dogs 2 comprato. Watch Dog 2. Io già io primo, già su PlayStation. Watch Poi ci ho comprato. Dog, mamma mia, però era un po' pallosito, ma è apparso il gioco. Era figo perché E. era una novità, luci a garage, roba luci. Però dopo un pochetto Carino per quello. era una rottura di coglioni. Ok, altro c'ho. Qui niente, ancora, qui niente. Kingdom Hearts. Alibiade fine? Sì. Tutti? Malato. Porco dinci, del tuo Li canale, amo. no? Streama. Se Streaming in due? può giocare in due, Kingdom Hearts? No, streaming in due, dico. Ah! Sul stesso canale. Tipo Stesso canale te in due? hosto, una cosa del genere, Non so come funziona no? poi. Lo so io. Si può Però fare? devi creare un canale tuo. Si può fare? E poi c'ho 5 football manager. Football Manager. Ma tu giochi a Football 5. Manager? Ma che no, assolutamente. Ma a comprati, li comprati, mi stai dicendo? Non l'ho comprati. No, c'ho 5 football manager che ha regalato, ma non ci ho mai Ah, giocato. no, perché adesso mi stavi a dire quelli che hai comprato. No, 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 Dici, questo sei andrà. Questo è matto. regalato. Sì, se mi metto a comprare pure roba che non. Just they are Ah, The lady. Witcher. The Witcher. Porca, quello lì ho fatto una vogliata, quello. Non mi è piaciuto per niente a me. Far Cry New Dawn. Ah, attenzione, aspetta, ma perché non mi metto sopra la biblioteca e li per avviarli qui? Su avvio rapido. Ah, non me lo ricordavo, Red Dead Redemption 2 hai comprato qui. Però questo pure Io voglio qua. ricominciare a giocare a Far Cry perché l'ho comprato New Dawn Porca. dopo. No, Far Cry pure è palluso tanto.
Mi avevo gustato tanto invece Sì, Far Cry. è bello perché è bello. Ho problema che porco dingi tu quando via Maina è come se fai a strada reale, ragazzi. Oh. Ma che per riapportare i canali ci vuole mezz'ora. È quello il problema. No, mi gusta. I libri vecchi mi gustava di più. Questo Kingdom Down devo capirlo ancora se mi piace. Perché, ti spiego, l'ho iniziato, ho fatto prima tipo due o tre missioni. E poi mi ha Sì. toccato lasciare perdere perché c'è la puttanata che da computer non puoi. Tanti giochi, oltre che non puoi giocare in coppia, Sì. quasi tutti, c'è la puttanata che non puoi fare più salvataggi. Ah. Ah. Quindi se ci gioco io, bene. Dal momento che ci gioca Edoardo, Fradimo, se ci gioca Fradimo significa che deve eliminare il salvataggio mio e farlo nuovo, capito? Scema, mi pare Che una merda. È cazzata, dai, porco dingi. una merda, non è una cazzata, è una merda. Oh, ma perché non mi trovo just chatting? Fanculo, aggiorna. Ah, e anche Se PC no mi si Building ingazza. PC Simulator. Building Simulator, io quello l'ho comprato su G2A, mi pare, stava in offerta. No, io ho visto che era gratis. Ma aspetta, aspetta, aspetta. Prima che stacchi. Oh. Oh. No, ho sbagliato. Cazzo. Com'è che ho cercato oggi? Ma no. Dai, stava su YouTube del telefono, ma sa. Ricerca. Io sciacquo io. No, era un gioco quell'utando. Non so di cosa parla. Su Instant Game, l'hai salvato con i preferiti. No, tipo avvisami, come si fa a vedere la roba salvata come preferiti? Fiston Gaming? Sì. Adesso devo vedere. Aspetta, fammi un attimo mettere full screen perché si scappa a fare che cosa. Dashboard, i miei ordini. Orient Build Forest, questo pure è bellissimo, ci sto a giocare adesso. Il Luke Tomonado Lord l'ho trovato a 3,99€. Beh, mica male. Wishlist, eccolo qua. The Callisto. Ma sta per scappare, Avatar pure. Ushoku. Gioco pure, non Sì. riesco a film. No, adesso a parte un film, però sta scappando pure Ushoku. Adesso te faccio vedere. The Callisto Protocol si chiama. The Callisto Protocol. Eccolo qua. A me mi è parso un attimo una figata. Quali rivolte. Ah, aspetta, no, questo è trailer Ada. Dead Fagli Space. tra wishlist, scusa, su Instant Gaming. Sì, non l'ho io vista perché. Guarda. Perché mi va in buffering adesso? Ancora? Vabbè, no, adesso pare di no. Ah. Che gioco è? Come si chiama? The Callisto.
We're done. E qui si fa finta di niente. E io sono in ritardo rispetto al Discord. E qui si fa finta di niente. Ah, che a te potevo condividere cosa su Discord. Un video su Discord direttamente con l'audio. The Callisto, okay. Red Band Cinematic Trailer. Questo che è? Però mi ispira, questo è uscito quest'anno. Potrei non essere male, no. Io, ah, io non aspetto altro che... sempre stesso. Oh, aspetta, qui c'è un bar di scena in più. Schifo. 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 This is Black Iron to transport ship Charon. You are cleared for landing. Porca. Oh. C'è un pezzo finale. Che dici? Che potrebbe non essere male. Avatar. Potrebbe non essere male per niente. Trailer. Tipo Avatar fa. Pandora. Ti porterò al palazzo, ti mostrerò il mio caro amato genitore. Che carini, guarda che colori. Questo pure a me. E allettante pure. Già so quello che è un film, l'ho visto con la bellezza di 12 orde, penso. Avatar? Ho visto perché mi sembra adesso. No, adesso no. Adesso sì. Oh. È il problema che poi metto sulla risoluzione 720. Eppure non c'ho perdite di fotogrammi o niente. Ma sicuramente il problema sarò io. Ma che mezzo mi sta scaricando? 890k. Mi è parso tanto pure che facciamo parlare c'è così facile. No, a livello audio. Condivido su Discord. E non capisco cos'è che mi sta fregando tutta sta rete. Ah. Orca, no, questa cosa non la posso far vedere messa full screen, via. Condividi schermo. Lui. Canale gioco. Video più fluido, ma io l'audio lo posso mandare direttamente da qui. Da Discord dici? L'audio di... Ma penso di sì. Ok, non so se te lo manderà, però va bene. Tac. Lo stai vedendo tu, adesso? Sì. Ok.
Madonna, è tanto meglio. Ti arriva l'audio? Sì. Ok. Oddio, adesso puoi vedere in tempo reale? Eh sì. Penso di sì, perlomeno. Sta andando a carezzare quel gigante. Ha aperto sì, l'occhio. Sta crescendo. Esatto. Dai, sto pure mi sa che è una figata pazzesca, secondo me. Questo potrebbe essere bello, perché anche da un film, un primo film, tu ti pensi come ha fatto, potrebbe starci bene con un videogioco, capito? Cioè, che questo può dato uscita 2023, quasi che fatemmo scappare o seguito di un film che è un gioco. Non deve scappare un due. Ma a momento dovrebbe scappare, adesso forse 2023. Adesso, ma O adesso oppure 2023 massimo. Ma mi pare stanno adesso. Unuk Maktun. Ah, io comunque penso sia vero, perché hanno fatto che prendere un giro magari open world. Ma solo solo il fatto anche di comandare tutti gli animali. Hai capito? Cioè un po' diciamo un Horizon quasi, ti posso dire. Stessa scena del film. Vero. Questa no. Jake Sully. No, cioè, non un immagino carino. I paesaggi, poi è stata una roba. I paesaggi, ma anche fatto 2022 le... allora. PlayStation 5, Xbox. C'era scritto PC? Sì? Sì, sì, l'ho scritto. Ah, questo è un altro pezzo. Questo non l'ho visto mai. Curiosity is the most powerful thing you own. James Cameron, il sogno che ha fatto ci ha messo 9 anni. Is a force that can actually manifest the reality. Una battitrema. Tio Bono. I came out of that movie and I thought that it's unbelievable how much you want to go there. And it's interesting how they have created that feeling that Pandora is actually a place. Tu l'hai visto in 3D questo? You think sì, you would like to be. L'ho visto al cinema due volte, normale in 3D. It should be the ultimate experience where you actually go to Pandora and where you can però live an alternative life on the moon. No, no, era bello, comunque. Sì, però il problema è il 3D del cinema. We are working side by side with Lightstorm to create a game based on the world of Avatar. With the power of massive dopo è inutile 3D, gaming, no, allora, and the team's passion è carino, and obsessive focus on detail. Perché non deve essere un 3D che te monta sopra per Pandora to life. Quello perché quello del cinema faccia tanto. It's a mesmerizing world that you want to visit and see with your own eyes. To now be able to recreate that in a computer game is a fantastic humbling experience. The excitement is enormous, and it fits very well with many of the things we are interested in. Ecology, sustainability, fighting for what you believe in. A lot of interesting values that really resonate well with the team. Our ambition is always to make the best games in the world. In this case, I think we have a unique opportunity to do something that is very, very rare. Every player gets to choose how they want to experience this incredible universe. È meglio visore. We're about to embark on an amazing adventure. No, vabbè, visore. The insane attention to detail is one of the key things that made Pandora feel so real. Molto when meglio, we're done, visore, everybody fiede. Will get to experience the beautiful world of Pandora. It's rich in details. Ah, in so many ways. Ah, ma già stavo fumato, è lo stesso coso prima, solo che lo spiega. Porca, che figata. Ho scaricato un programma gratuito a Steam, te può piacere, te può piacere. Però fa? We have created the Pandora that you can experience from the deep, dense jungles on the ground to the grand vistas high up in the skies. So with Snowdrop, using the Microdito system, Blender, we can propagate thousands of assets in one frame. This allows us to have a lot aspetta, more aprilo. Detailed environment for Pandora. Ah, okay, for the game, we created a varied amount of vegetation using automated placement, and this is significantly more objects than we ever had before. So by moving visibility testing to the GPU, we can now process way more objects per frame. So the advantage of Snowdrop is that it can handle quite complex shaders. To add more life to the solo che è difficile, non è proprio semplice da operare, no, per niente.
Top 3 migliori giochi, 30 migliori giochi in uscita nel 2022. Top 25 giochi in uscita. Vi posso far vedere questi? Signori, visto, visto perché cosa è Player Inside? Mica so, meglio non rischiare questo. Visto perché uno... Oh no, no, non penso. Che? Non penso poi. Via, niente dai. Anche perché è l'una. Via, via. Oh, eccoli qua. Quelli messi in lista. The Callisto e Avatar. Tutti e due. Su Instant Game. Visti subito. Avatar prima di tutti, se è possibile. Si scappa. Eh? Si scappa. Come si scappa? Mo l'ha messa la data. E anche per Ribotta c'è stata la data, eppure. Sì, ancora non fa sapere niente? In teoria dice fine quest'anno. Però in teoria era fine l'anno scorso. Porco tingi. Ah, madosca. Isso com'è? Chi era il Lucio pure che... Doveva scappare e poi non scappava mai. Che posticipava sempre, non mi ricordo. Che cazzo era? 2048. 2048? Cyberpunk. 2077, scusa. Che madonna era, è uguale. Sembra più avanti di Nuandri. Invece è troppo più avanti. Va buono. È stato un piacere, Eros. A lei. Alla prossima volta ci rivedremo con The Take Two lì. Facciamo all'incontrario, vai. C'è anche Operation Tango. No, Operation Tango l'abbiamo fatto. No, Operation Tango l'abbiamo finito. Gli altri Wii U sta... Ah, Bros è così, oddio, su Wii URR non è a me stuzzicatando. Carino, sì, però non mi ha appassionato come gli altri. No, il Take Two è stato molto meglio. No, il Take Two è stato meglio perché comunque si era molto più attivo e veloce come gioco. Però anche Operation Tango, per quando ero piccolo e curto come gioco, secondo me è stato più carino. È stato carino, è vero. Operation Tango pure è carino. Che poi Operation Tango c'è stava tutti i DLC, mi pare, da fa dopo. Non mi ricordo. Che era tutte proprio a tempo, una cosa del genere. Ah, ok. Mi sembra che c'era quella, però... Boh, vabbè. Una roba poco utile. Si vede. Ci vabbè. Vediamo, dai, ne troveremo un'altra. Vediamo. Ok. Scopriremo. Oh, buonanotte. Ciao, ciao. Ciao. Ah. Ragazzacci, siamo giunti al termine anche stasera. Abbiamo tirato un po' più per le lunghe, dai. Abbiamo visto un po' di trailer dei giochi che mi ispirano molto. Come vedete, The Callisto Protocol e Avatar. E soprattutto la collezione, quella BioShock. La BioShock, secondo me, non sarà male. Quasi lo voglio provare. O lo provo direttamente in live. Però adesso abbiamo altre cose a finire. Va bene, per stasera abbiamo finito qui. Buonanotte a tutti e ci vediamo forse domani oppure direttamente la settimana prossima. Ciao ciao!